Vincenzo Miri per l'invito. Sottolineavo particolarmente gradito perché l'argomento è un argomento su cui il Consiglio nazionale, insomma, si impegna da tempo. Era l'argomento scelto esattamente 3 anni fa, nel settembre del 2017. Per il G7 dell'avvocatura, fu un argomento che ha visto impegnati, diciamo, le avvocature di 7 paesi nel tentativo di adottare una soluzione, o meglio una risoluzione, proprio tecnicamente così viene era definita, proprio per avviare un discorso e un'interlocuzione anche tra le avvocature, perché l'avvocatura, come brevemente sottolineerò, ha un ruolo fondamentale in questa, diciamo, battaglia nell'accezione ampia. E anche a seguito di quell'incontro, quindi del G7, anche nei mesi successivi, anche negli anni successivi, insomma, è argomento di discussione, quindi a livello internazionale e a livello anche europeo con il CCB. Questo a testimoniare, diciamo, l'impegno appunto costante del CNF. Già all'epoca, nel discorso introduttivo con il presidente Mascherini, aveva sottolineato quanto e come fosse pericoloso questa, diciamo, la possibile deriva che poteva derivare da questo atteggiamento che è un po' trasversale, perché comprende un po' e tanti operatori, quindi non soltanto l'uomo e la donna comune, ma anche a livello di mass media, a livello giornalistico, insomma, non solo, non è solo ed esclusivamente dedicata ai social e quindi a una comunicazione immediata. Deriva che purtroppo poi abbiamo avuto modo a giudicare dai fatti recenti di cronaca, testimonianza, si è puntualmente verificato. Il Consiglio ha al contempo la presenza della dottoressa Canevari, potrà testimoniarlo, e nelle intenzioni appunto dell'ente coltivare anche il protocollo d'intesa proprio con l'UNAR, sempre con lo stesso fine, legato alla tutela antidiscriminatoria nell'accezione ampia. Speriamo di poterlo realizzare anche con contenuti più ampi e diversi da quelli che erano stati, diciamo, originariamente individuati nell'atto della prima formulazione e della prima sottoscrizione. Dicevo prima, e leggevo nel titolo, diciamo, dell'evento di oggi, strumenti e tutele contro un fenomeno in crescita. Sugli strumenti forse sono ancora pochi, è ancora, diciamo, in itinere l'approvazione possibile di una legge finalizzata e dedicata non esattamente alle persone LGBT, ma lo comprende perché ha comunque un obiettivo più ampio. Ma in realtà, quando parliamo di tutele, dovremmo interrogarci sull'opportunità di un impegno, diciamo, trasversale, quindi non soltanto istituzionale, ma che coinvolga tutte le possibili reti di comunicazione. E in questo l'avvocatura, come dicevo prima, ha un ruolo fondamentale. Ha un ruolo fondamentale perché, insomma, abbiamo una legge, la nostra legge dell'ordinamento professionale, che in qualche modo lo declina e ce lo impone. Così ce lo impone anche il nostro codice deontologico. Lo dico perché, in occasioni anche di condivisione, quindi di altri incontri che abbiamo avuto sul territorio, anche grazie all'attività costante dei nostri comitati pari opportunità, questo mi dà l'occasione anche per ringraziare il collega Stefano Chinotti, che è presidente del CPO di Bergamo, ma è anche componente della Commissione dei diritti umani del CNF. Si era interrotto di nuovo? Sullo Stefano Chinotti, si sente? Tutto a posto. Si sente, si sente. E proprio a proposito di Commissione dei diritti umani e di Stefano, proprio la commissione di cui fa parte ha proposto al plenum del CNF, e lo abbiamo approvato proprio la scorsa settimana, un progetto bello che riguarda proprio l'educazione, quindi l'inclusione delle persone, insomma, che corrono il rischio di essere discriminate per orientamento sessuale, per identità di genere e razziali. E completo di più moduli proprio dedicati soprattutto alla formazione specifica degli avvocati, perché siano a loro volta interpreti di quello che consideriamo essere, diciamo, più che un impegno, un dovere.
Lo dico perché spesso, come dicevo prima quando si è spento il microfono, abbiamo avuto modo anche di verificare che in alcune occasioni autori, anche quindi interpreti, e in questo non lo dico con, lo dico con sconforto, nelle modalità adottate da chi interpreta il linguaggio d'odio nei confronti di alcune categorie, tra cui le donne e anche le persone afferenti, diciamo, alla comunità LGBT, sono spesso colleghi o colleghe. E questo rende ancora, diciamo, più, come dire, dolorosa la constatazione, ma ancora più forte l'intenzione, che è quella appunto che intende realizzare in particolare la Commissione, quindi il Consiglio Nazionale, di educazione e di formazione specifica. Ecco perché l'evento come quello di oggi non solo è gradito, ma è assolutamente utile e necessario, proprio perché la comunicazione e l'individuazione di quelli che sono, che possono e che debbono essere gli strumenti di tutela, al di là di quelli che sono strumenti normativi che per quanto ci riguarda coltiveremo, seguiremo, devono essere invece, come dire, adottati ad ampio raggio. Quindi da parte nostra, cioè, si rinnova con questa, diciamo, con i miei saluti, appunto, che non sono e non vogliono essere formali, l'impegno assolutamente serio e costante. Quindi grazie ancora per questa occasione. Grazie a te, Presidente. Con il te rappresento non soltanto la stima personale, ma quella che è anche un ringraziamento di tutta l'associazione per questa presenza così vicina, così forte del Consiglio sui nostri temi e su quelli che ci avvicinano su tanti profili. E su questo profilo, prima di tutto, vorrei che prendesse la parola il nostro Presidente, l'Avvocato Vincenzo Miri. Grazie Stefania e buon pomeriggio a tutte e a tutti. Io ringrazio intanto la Presidente che mi ha preceduto per i suoi saluti e per il suo intervento e sono davvero molto lieto di indirizzare a tutte le relatrici, ai relatori e a tutte e tutti i partecipanti a questo convegno i saluti e i ringraziamenti di Avvocatura per i diritti LGBT Rete Lanford. L'associazione aveva organizzato questo convegno nella consueta forma in presenza a gennaio, avendolo già programmato nei mesi precedenti. E infatti avrebbe dovuto svolgersi proprio presso il CNF il 27 marzo scorso. Poi, a seguito del rinvio che ci è stato imposto dal lockdown, lo propone oggi in questa forma telematica perché ci è parso proprio sia necessario sia urgente affrontare in una peculiare prospettiva e in una peculiare direttrice d'indagine proprio un tema, qual è quello dei discorsi di odio contro le persone LGBT, senza attendere la possibilità di svolgimento in presenza, senz'altro più ricca come scambio e come riflessioni, ma purtroppo ancora indeterminata nella sua fattibilità. E invece di fronte a questa necessità e questa urgenza abbiamo appunto reputato indispensabile incontrarci in questa occasione di studio e di riflessione comune. Perché necessario e urgente? Beh, per un verso abbiamo episodi quotidiani di insulti, di discorsi, di atti caratterizzati da una connotazione evidentemente omolesbo-bitransfobica e sono a tutti noti, anzi sono in realtà superiori a quelli che sono registrati dalle cronache ed è allora indispensabile individuare, provare a individuare quali sono appunto quegli strumenti e quelle tutele che abbiamo indicato come titolo nella nostra locandina di questo convegno, come strumenti di prevenzione ma anche strumenti di risposta da parte dell'ordinamento. Per altro verso ancora sappiamo che ormai dal 3 agosto è in discussione, ha preso avvio la discussione alla Camera dei Deputati dopo l'iter in Commissione Giustizia del testo unificato delle proposte di legge relative appunto alla introduzione di misure di prevenzione e di contrasto alla discriminazione e alla violenza per motivi legati a sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere. E allora, di fronte anche a questa discussione che nel dibattito pubblico si fa sempre più importante, è importante
dal lato nostro cominciare anche ad indagare qual è l'area dei discorsi di odio. Anche per, era questa l'idea proprio che ci ha spinto a organizzare questo convegno, per perimetrare la latitudine applicativa della proposta di legge, proprio perché uno dei temi oggetto di riflessione nel dibattito pubblico consisteva proprio nel comprendere quale potesse essere la latitudine applicativa di una legge, di una proposta di legge in discussione, visto che un dato è certo, e cioè gli hate speech di per sé non... hate speech di cui è già difficile dare una definizione esaustiva e completa, di per sé non rientrano nella prospettata estensione della legge Reale Mancino e dunque nella modifica del codice penale. E allora sappiamo infatti che le nuove fattispecie di reato prospettano reati a pericolo concreto con le conseguenze giuridiche che conosciamo. E allora in questa prospettiva abbiamo deciso di allineare questo convegno, ma in un altro orizzonte interpretativo, a quello che 2 anni fa, il 23 novembre del 2018, l'associazione aveva organizzato a Napoli, e si incentrava proprio sui crimini e sui discorsi di odio. Anche allora c'era stato il patrocinio del CNF, che ci sostiene sempre in queste iniziative, e in quella prospettiva abbiamo indagato i limiti e le prospettive del sistema penale, proprio muovendo dalla condizione delle persone LGBT. Una sessione era stata dedicata anche ai limiti della manifestazione del pensiero secondo la Costituzione italiana e secondo la Convenzione europea per i diritti dell'uomo, e oggi è necessario affrontare un nuovo angolo di osservazione, perché pur ponendoci in linea di continuità con quel dato, anche alla luce appunto della discussione politica in corso e del dibattito pubblico importante che si sta generando, in un altro angolo prospettico proviamo a vedere quali sono gli strumenti che già esistono nell'ordinamento, e proviamo a verificare se con gli strumenti non del diritto penale, ma quelli già esistenti, che siano di soft law o che siano strumenti ricavabili dal diritto del lavoro, dal diritto privato in senso ampio, possiamo già avere degli strumenti che ci consentano di individuare delle manifestazioni di esclusione che realizzano vere e proprie discriminazioni. E questo passa per la identificazione degli atti linguistici che sono capaci ovviamente di individuare un fenomeno discriminatorio, di cui la prima relazione poi di questo convegno, e poi via via ipotizzare e verificare la tenuta dell'applicabilità di altri strumenti che già esistono e che sono fuori dall'area del diritto penale. E questa quindi la prospettiva che abbiamo voluto coltivare, e che in particolare è stata coltivata dalla segreteria del comitato scientifico precedente, che si era occupata appunto di questo, dell'organizzazione di questo convegno. Io ringrazio appunto tutta la segreteria che ha curato questo convegno, ringrazio la precedente coordinatrice, l'avvocata Patrizia Fiore, l'avvocata Miriam Camilleri, che mi ha preceduto alla presidenza di questa associazione, per i contributi che ha ovviamente in maniera molto efficace dato all'organizzazione di questo convegno. E dunque non mi resta che augurarvi un buon lavoro e ringraziare ancora tutte e tutti per l'interesse e per la partecipazione ad un tema così importante. Grazie Vincenzo, proseguo anch'io unendomi al ringraziamento alle colleghe che mi hanno anche preceduto, per quanto nel mio ruolo di coordinazione della segreteria scientifica, che ho assunto solo da poco. Il merito di questo bel convegno è assolutamente tutto loro. È importante questo passaggio di consegne, questa comunità di intenti, questo lavorare insieme. Credo che sia quello che caratterizza più di tutti Avvocatura per i diritti LGBT, Rete Lemford, e che ne fa la sua forza. Passo quindi la parola alla dottoressa Agnese Canevari, dirigente UNAR, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni, per i suoi saluti introduttivi. Grazie. Allora, buongiorno a tutte e a tutti.
tutti, mi unisco ai ringraziamenti a Rete Lanford, all'avvocato, al presidente, all'avvocato Miri, per l'invito molto gradito, vista anche, diciamo, la lunga collaborazione che UNAR ha con Rete Lanford. Questo invito mi fa tra l'altro particolarmente piacere, avendo io, insomma, da anni seguito anche le vostre e partecipato alle vostre iniziative, che sono sempre state molto dense, diciamo, e intense, e ricche di spunti e di riflessioni. Come penso sarà sicuramente l'evento odierno. Avete scelto un tema di grandissima attualità, cruciale e anche molto complesso. Noi, diciamo, con l'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, porto tra l'altro i saluti anche del direttore Cantafilo Lucarellis, siamo molto impegnati sul tema del contrasto al discorso d'odio, perché è un fenomeno che comunque investe tutti i diversi gradi di discriminazione, e come avete voi sottolineato nel titolo anche di questo convegno, è un fenomeno in crescita, soprattutto per quanto riguarda, come sappiamo, il tema dell'etichettatura online. Noi, è stato già detto, assistiamo da tempo a manifestazioni di odio violente, soprattutto sui social, basate appunto su stereotipi e pregiudizi forti nei confronti di determinati gruppi, cosiddetti gruppi bersaglio. Penso all'odio omo, lesbo, transfobico, al sessismo, ma anche all'antisemitismo, all'antislamismo e anche all'antiziganismo, che è un odio particolarmente radicato. Un discorso d'odio nei social che non si manifesta, per esempio, non sempre legato a fatti particolari, no? Però che sembra, abbiamo registrato, sembra emergere con maggiore virulenza nei periodi di crisi, come appunto quello che noi stiamo vivendo. Abbiamo rilevato anche una recrudescenza, diciamo, dell'odio, specialmente dell'odio online, in riferimento a commenti, a particolari fatti di cronaca che scatenano, diciamo, le pulsioni più violente, oppure in relazione, diciamo, a figure dalla forte valenza simbolica, vedi la senatrice Segre. Ma come è stato sottolineato prima, questa è soltanto la punta dell'iceberg, perché questo è un fenomeno che si connota molto con diciamo l'underreporting. Anche se si tratta di fenomeni, quelli legati al discorso d'odio, che sembrano divenuti più espliciti, più aperti, sembrano essere quasi più tollerati o sdoganati, no? Quindi per questo si tratta di una, diciamo, di un contesto che richiede sicuramente delle azioni molto forti su più piani, come è stato detto, sul piano culturale, quindi sul piano della diciamo sensibilizzazione, dell'informazione, della formazione, però anche sul piano degli strumenti giuridici. La mancanza di una definizione univoca, diciamo, a livello nazionale, ma anche a livello internazionale, costituisce sicuramente un limite nell'affrontare un fenomeno che ha appunto più risvolti, e questo rende anche difficoltosa l'efficacia degli interventi. Abbiamo dibattito pubblico legato appunto anche all'approvazione del disegno di legge contro l'omofobia, che verte, diciamo, sui confini, no, della libertà di espressione. In questo senso assume fondamentale rilevanza il tema del bilanciamento tra i principi costituzionali di cui gli articoli 2 e 3, l'articolo 21, insomma, questo è poi il tema su cui si esprimono anche gli organismi internazionali. Il ruolo della giurisprudenza è fondamentale, però noi auspichiamo appunto anche una rapida approvazione della legge attualmente in discussione alla Camera, che comunque pone i problemi, diciamo, di confini e comunque di determinatezza di cui parlava l'avvocato Miri. Diciamo che una base comune alle diverse definizioni di hate speech è stata data negli anni dalle istituzioni internazionali, ed è stata concentrata inizialmente più sulla
in riferimento, diciamo, all'odio di tipo etnico-razziale o religioso, a partire appunto dalla raccomandazione del Consiglio d'Europa del 97, poi la decisione quadro della UE. Ma per esempio la raccomandazione dell'ECRI del 2015 in realtà dà una definizione abbastanza articolata e ampliata a tutti i diversi fattori di discriminazione, quindi compreso l'identità di genere e l'orientamento sessuale. Tra l'altro sottolineando come diciamo la lotta contro il discorso d'odio non solo serve a proteggere l'individuo o il gruppo, ma è un fattore di protezione anche dell'intera società, perché la retorica dell'odio minaccia proprio la coesione sociale e minaccia i fondamenti della società democratica e la tutela dei diritti umani. Solo un piccolo riferimento alla, già nel 2010, la raccomandazione sempre del Consiglio d'Europa in merito alla discriminazione per orientamento sessuale e identità di genere, che è stata la base su cui abbiamo costruito la precedente, la prima e unica strategia nazionale LGBT, aveva un punto specifico sul discorso d'odio, sottolineando che il discorso d'odio non può avere alcuna giustificazione nei valori culturali, tradizionali, religiosi o in precetti derivanti appunto dalla cultura dominante. Quindi diciamo ci muoviamo in un perimetro che a livello internazionale ed europeo è insomma stato negli anni abbastanza circoscritto e specificato. Questo tema del contrasto al discorso d'odio è emerso anche nel tavolo di consultazione permanente per i diritti LGBT che è stato istituito appunto con decreto della Ministra per le pari opportunità Elena Bonetti e che si è riunito a maggio per la prima volta. Diciamo che si tratta di un tavolo di consultazione della società civile, Rete Lanford appunto ne è componente, e di cui fanno parte appunto 66 associazioni, e si pone un po' in continuità anche con un lavoro fatto precedentemente. Dicevo, il tema del discorso d'odio è emerso come preoccupazione, ma soprattutto in merito alla definizione, no, di obiettivi e di azioni per il suo contrasto, perché comunque obiettivo di questo tavolo e dei gruppi di lavoro che si sono che ho coordinato tra l'altro a luglio e in questo mese sono finalizzati a elaborare una nuova strategia nazionale triennale. E quindi pensiamo che sia necessario di definire, ecco, quali sono gli strumenti e gli ambiti di azione. Tra l'altro ringrazio Rete Lanford perché attraverso i suoi rappresentanti, la partecipazione dei suoi rappresentanti ai gruppi di lavoro, insomma, ci ha dato e ci dà sempre un grande contributo. Quindi abbiamo aperto come UNAR, no? Questo ambito di lavoro che è quello della strategia nazionale e poi abbiamo una serie di azioni che abbiamo messo in campo negli anni rispetto proprio a questo fenomeno. Dal 2016 facciamo un'azione di rilevazione e monitoraggio del discorso d'odio per il tramite dell'Osservatorio Media Web del nostro contact center e contemporaneamente abbiamo stabilito rapporti con Facebook, Twitter, eccetera, per diciamo per venire a una rimozione in tempi abbastanza rapidi di contenuti d'odio che noi segnaliamo. Tra l'altro abbiamo partecipato e partecipiamo alle azioni di monitoraggio della Commissione Europea
per quanto riguarda l'applicazione dell'efficacia del codice di condotta del 2016 che era stato siglato appunto dalla Commissione, da Facebook e dai vari social network. Un tema sicuramente fondamentale è quello della formazione. Questo è stato sottolineato appunto e viene sempre sottolineato anche dalle associazioni, anche negli incontri appunto consultivi che noi facciamo, e a questo proposito abbiamo sottoscritto come UNAR nel mese di luglio un protocollo d'intesa con l'Ordine dei giornalisti e Carta di Roma, finalizzato proprio a realizzare dei percorsi formativi per gli operatori dell'informazione. Un altro progetto a cui abbiamo lavorato in risposta a una call della Commissione Europea, siamo in attesa appunto dell'esito, riguarda appunto il contrasto del discorso d'odio online. Riteniamo appunto che sia fondamentale riuscire ad elaborare degli strumenti che rafforzano le alleanze tra le istituzioni, tra il mondo accademico e le associazioni. Infatti in questo progetto ci poniamo l'obiettivo di creare una cabina di regia nazionale di cui facciano parte, diciamo, i ministeri con cui già abbiamo un tavolo aperto, che sono competenti in questo senso, quindi penso all'OSCA del Ministero dell'Interno, al Ministero della Giustizia, dell'Istruzione, alla GCOM, e poi ad alcune associazioni che sono già impegnate nel monitoraggio del fenomeno. Questo progetto ha diverse linee di attività, tra cui anche una sulla formazione, ha un focus specifico sul contrasto dell'hate speech online nei confronti delle persone LGBT, si pone anche l'obiettivo di mettere in rete quelle che sono le expertise delle varie associazioni, creando anche quindi un osservatorio nazionale, una rete nazionale, e una piattaforma, quindi creando anche uno strumento che poi possa essere messo a disposizione di tutte le associazioni. Grazie. Sì, chiudo soltanto. Sì, ho finito. Chiudo soltanto. Volevo solo ringraziare l'avvocata Masi e confermare la disponibilità dell'ufficio appunto al rinnovo del protocollo. Speriamo in tempi molto brevi, ecco. Vi ringrazio. Grazie a lei. Passo subito quindi la parola al professor Federico Faloppa, coordinatore della Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi d'Odio e ai Crimini d'Odio e lecturer all'Università di Reading in Gran Bretagna. Buon pomeriggio, grazie per l'invito. Io sarò molto breve anche perché molte cose sono già state dette. Vi ringrazio per l'ospitalità. La Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e Fenomeni d'Odio, che in questa fase coordino, ha al suo interno anche la Rete Lanford e molti dei soggetti che sono già stati nominati, Carta di Roma, la Rete in Dialogo con UNA e con soggetti istituzionali, e in questo momento ha una trentina di soggetti aderenti tra 8 università, associazioni nazionali, ONG, anche di livello internazionale come Amnesty, e anche osservatori su media come l'Osservatorio di Pavia, Carta di Roma e altri appunto soggetti. Perché abbiamo creato questa rete? Vi dico brevemente perché secondo me ha senso che la rete dialoghi non solo con la rete Lanford e con l'avvocatura LGBT, ma in generale con molti soggetti. Perché, come è già stato detto molto bene dalle persone che mi hanno preceduto, questo tema è molto complesso e va affrontato in modo interdisciplinare, non soltanto in modo interdisciplinare, ma cercando di mettere insieme dei pezzi che riguardano il monitoraggio,
la ricerca, perché siamo di fronte a un fenomeno in continua evoluzione, anche sul piano linguistico. Io sono un linguista, sono professore di linguistica in Gran Bretagna e mi occupo da 20 anni di queste cose, e anche certamente delle azioni che siano di carattere formativo, educativo, è già stato detto benissimo, e non possiamo sconfiggere, come dire, lo stereotipo e gli stereotipi che riguardano molte persone, molti gruppi di persone nel nostro paese, se non attraverso una grande azione concertata educativa e di formazione, partendo dalle scuole, ma arrivando anche alle categorie professionali, ai luoghi di lavoro. È fondamentale che noi facciamo formazione anche nei luoghi di lavoro. L'ultimo accordo tra UNAR e la Federazione Nazionale Gioco Calcio, per esempio, tocca un ambito importantissimo, cioè lo sport come luogo di produzione di discorsi d'odio, ma anche di fondamentale contrasto ai discorsi d'odio, proprio partendo dall'associazione di base, tra l'altro. Quindi i settori in cui lavorare sono tanti, dobbiamo farlo in modo interdisciplinare e dobbiamo anche, credo, farlo ponendoci alcune domande che attendono ancora delle risposte. La prima è proprio quella sul linguaggio, è un po' il campo di cui mi occupo da tanto tempo. Sono molto felice di vedere che la prima relazione di questo vostro convegno sia di carattere linguistico. Io credo che ormai ci siamo mossi, non solo io, insomma, tutti gli osservatori, dalla calunnia, dalla minaccia, dalla diffamazione, dalla classica ingiuria, diciamo così, a un livello molto più sottile, anche molto più implicito di discorso d'odio, il quale è molto difficile non soltanto da individuare, e questo è un problema anche delle piattaforme, ma è altrettanto difficile anche da contrastare sul piano giuridico, sia penale sia civile. E anche poi, intanto, anche da contrastare sul piano della contronarrazione. Come ci comportiamo di fronte a livelli impliciti di discorso d'odio, per esempio l'uso dell'ironia, per esempio alcune implicature che ci rendono corresponsabili, tra l'altro involontariamente, della produzione di senso del discorso d'odio. Sono questioni complesse sul piano pragmatico, linguistico, che credo che anche sul piano del linguaggio giuridico vadano poste proprio per cercare di capire come si è evoluto il fenomeno negli ultimi anni, e non solo negli ultimi anni. Sul piano giuridico, certamente, da come la vedo io, da coordinatore della rete nazionale, una domanda importante è già stato detto, non solo rispetto agli adeguamenti normativi che sono in discussione in Parlamento, ma anche rispetto a quello che ancora manca. Per esempio, in Italia una verifica di una proposta di legge sull'odio online. Probabilmente nei prossimi mesi l'onorevole Boldrini presenterà al Parlamento un disegno di legge di cui sarà relatrice, ma che metterà insieme diverse proposte, perché alcuni paesi si sono già mossi in questo ambito. Penso alla Germania, che ha una delle leggi più severe da questo punto di vista in Europa e nel mondo, mentre invece in Italia certamente lavoriamo ancora in una zona grigia, dove anche la responsabilità delle piattaforme in qualche modo non è individuata fino in fondo, e questo certamente ci pone dei problemi di intervento. Quindi un tipo anche di ragionamento sulle tutele, è stato detto molto bene dalle persone che mi hanno preceduto, chi tutelare, in base a quale categorie, anche qui la categorizzazione, diciamo così, sul piano giuridico è fondamentale. Quando poi andiamo a affrontare il discorso d'odio invece sul piano linguistico pragmatico, ci rendiamo conto, per esempio, che l'intersezionalità è un elemento molto importante. Si può interrogare la giurisprudenza e anche l'avvocatura rispetto all'intersezionalità quando parliamo di discorsi e fenomeni d'odio? Io credo di sì. Ci sono riflessioni importanti di amici e studiosi, giuristi e giuriste, penso a Sara De Vido di Ca' Foscari, penso ad altre persone a livello europeo che si stanno occupando del tema per cercare di capire come ragionare appunto sul piano della normativa e anche poi dal punto di vista dell'avvocatura. Anche a dire alle vittime quali sono i loro diritti. Ecco, questo credo che sia uno degli ambiti su cui lavorare di più in Italia. Abbiamo un enorme problema, lo diceva benissimo la dottoressa Canevari, di underreporting e underrecording, così vengono dette in gergo. E cioè, molte vittime non si fidano neanche nel denunciare i fenomeni, perché pensano che non ne valga la pena, pensano di non avere degli strumenti giuridici adeguati di risposta, non sanno quali sono i diritti, e poi anche perché magari non hanno fiducia nelle forze dell'ordine che dovrebbero raccogliere queste denunce. E quindi importantissimo il lavoro anche con l'OSCAR da questo punto di vista. E poi certamente un under recording invece da chi raccoglie le denunce. E qui è fondamentale, credo, il lavoro con le vittime, non soltanto sulle vittime, ma con le vittime. È vero che non c'è una definizione condivisa di discorso d'odio né sul piano della giurisprudenza in Italia né a livello internazionale, ed è un problema
che ci impedisce di trovare degli strumenti uniformi, ma certamente c'è anche un problema perché se non sappiamo qual è la percezione dei fenomeni sconsigliati da parte di chi li subisce, se non ragioniamo insieme alle vittime sulla portata psicologica, emotiva, sociale del danno subito, evidentemente la nostra definizione di soggetti che non subiscono, ecco, diciamo così, può essere soltanto parziale. Io credo che l'avvocatura abbia una responsabilità e un campo d'azione enorme da questo punto di vista, cioè ragionare insieme alle vittime per raccogliere anche degli input, per riscrivere una definizione di discorsi d'odio che ancora non raccoglie il punto di vista di chi subisce questi, appunto, questi fenomeni. E le ultime due cose, scusate se mi sono dilungato più di quanto volevo e speravo, sono anche di, appunto, di ragionamento a livello internazionale. Alcuni strumenti di confronto internazionale sono già stati ricordati. Il Consiglio d'Europa ha appena formato una nuova commissione per il contrasto di discorsi d'odio, un rappresentante proviene dall'UNAR, io sono uno dei 16 membri eletti come esperto indipendente. Il punto è che se a livello europeo le normative evidentemente sono così difformi, l'azione anche di raccomandazione sarà molto difficile. Insomma, questo non ve lo insegno io, lo sapete meglio di me, quindi non mi dilungo, ma certamente un confronto a livello continentale, soprattutto per quanto riguarda l'odio online, è necessario per capire che cosa si può fare e quali strumenti poi chiedere ai vari stati di provare ad adottare. E poi un'altra cosa che credo sia altrettanto fondamentale, che va a toccare un po' tutti gli ambiti di cui si è già parlato, cioè non stiamo parlando solo di giurisprudenza, stiamo parlando di formazione, di educazione, di lavoro con chi lavora nei media, chi fa informazione, di lavoro con le categorie professionali, ma io penso anche a chi ha una responsabilità in uno sportello, per esempio, pubblico, di grande formazione che dobbiamo fare a tutti i livelli con il personale pubblico in questo paese, che deve sapere di che cosa stiamo parlando e quali sono gli strumenti e, diciamo così, le forze in campo che si possono utilizzare, e anche quando, appunto, ci sono dei limiti nell'interlocuzione con l'utenza, per esempio, che magari non è soltanto quella tradizionale, ma è un'utenza molto composita e molto complessa. Ecco, la formazione a tutti i livelli, ma anche, credo, e qui sul piano del diritto reale, non soltanto di quello enunciato, lavorare con le vittime cosiddette primarie e con quelle indirette o secondarie. Cioè un ragionamento esteso anche sul piano sociale che non riguardi solo l'individuo. È evidente che il discorso giuridico individua una responsabilità individuale e anche poi raccoglie una denuncia individuale, ma io credo che il ragionamento vada esteso, perché se io individuo non posso esercitare il mio diritto perché vengo colpito, aggredito, sono vittima di discorso e fenomeno d'odio, è evidente che anche il gruppo in qualche modo a cui appartengo si sentirà negato un diritto che invece dovrebbe esercitare. Questo, per esempio, è un discorso molto avanzato nella giurisprudenza, che è molto diverso da quella italiana, me ne rendo conto, della Gran Bretagna, ma certamente questo prevede un lavoro, per esempio, con gli enti locali, con chi fa lavoro sul territorio. Quindi l'avvocatura in dialogo con l'ente locale per cercare di capire come lavorare sul territorio sulle cosiddette vittime indirette o secondarie. Io credo che questo sia un altro grande ambito anche di studio, anche di ricerca, anche di stimolo, che credo ci riguardi tutti. E con questo io vi ringrazio molto per l'invito, vi invito a seguire le iniziative della Rete Nazionale per il Contrasto ai Discorsi e Fenomeni d'Odio, che è nata da poco, è stata lanciata da poco, ma spero potremo contribuire anche noi, come tutti gli attori presenti, a rafforzare una cultura del diritto e anche ad aumentare un contrasto ai discorsi e fenomeni d'odio che sia finalmente efficace, che sia condiviso, che lavori sulla consapevolezza individuale e collettiva a tanti livelli. Grazie, buon lavoro e a presto. Grazie. Grazie Presidente, Coordinatore. Ora solo due minuti per questa nostra slide organizzativa e poi diamo subito la parola ai relatori della prima sessione. Vedete che c'è una finestra temporale per la verifica della presenza dei partecipanti. Vi invitiamo a scrivere nella chat i vostri riferimenti.
Allora, nel frattempo vedo che già molte persone hanno già iniziato a inserire i loro dati, almeno occupiamo questo spazio con qualche brevissima riflessione, che è suggerita proprio dalle parole del professor Federico Faloppa, e che si lega in modo molto stretto alla relazione della nostra prima relatrice, la professoressa Claudia Bianchi. La professoressa è professoressa ordinaria di filosofia del linguaggio presso la Facoltà di Filosofia dell'Università Vita e Salute di San Raffaele di Milano, dove è anche presidente del corso di laurea in filosofia. Si è occupata nei suoi studi di filosofia analitica e del linguaggio, pragmatica e filosofia del linguaggio femminista. Ha molte pubblicazioni al suo attivo e fa parte del comitato di direzione della Society for Women in Philosophy e del Centro Gender. E la relazione di oggi ha già un titolo, penso, eloquente di suo: Parole come pietre, epiteti denigratori e linguaggio d'odio. E si concentrerà su alcuni epiteti denigratori, a cui appunto è già stato fatto cenno, che mirano a colpire non soltanto un individuo, ma anche un gruppo sociale, quello al quale viene unificato, e che hanno insieme una dimensione descrittiva e una dimensione valutativa. Quindi nel momento in cui descrivono l'appartenenza a questo gruppo, esprimono anche disprezzo, derisione, ostilità, e non sono soltanto lo specchio del sessismo, del razzismo, dell'omofobia che caratterizzano la nostra società, ma contribuiscono a generare e a rinforzare disprezzo, derisione e ostilità con queste etichette denigratorie, di cui appunto ci rappresenterà il ruolo, non solo come mezzi simbolici per normalizzare, naturalizzare, razionalizzare credenze, atteggiamenti, emozioni negative contro persone, contro gruppi, comportamenti e affetti, per stigmatizzarli e deumanizzarli e modificarne la posizione all'interno della gerarchia sociale. Quindi passo la parola alla professoressa Bianchi, Claudia Bianchi, che ora verrà invitata anche a condividere il suo schermo. Dovrebbe già riuscirci. Dovrei riuscirci? Sì. Allora, proviamo. Ok, vedetelo. Sì. Sì, può anche aprire la condivisione dell'intero schermo. Vediamo la presentazione. Perfetto. Grazie. Allora, grazie per l'invito, grazie per avermi tra l'altro messo in contatto con tutto il mondo giuridico, che di cui purtroppo appunto io non faccio parte, quindi diciamo il mio intervento sarà un intervento da un ambito un po' diverso rispetto a quello degli altri partecipanti, però spero appunto che si possa sviluppare un'interazione fra questi due ambiti, quello filosofico e quello giuridico. Allora io vorrei cominciare con una citazione da questo testo che sicuramente conoscete, che è il romanzo di Jeffrey Eugenides, Middlesex. C'è un capitolo in cui Kallis Stefanides, appunto il capitolo si intitola Vado a cercarmi nel Webster, Kallis Stefanides ha 16 anni e va a cercarsi nella biblioteca di New York, nel Webster, che è il dizionario classico di inglese sia in America sia negli Stati Uniti, la parola con cui i medici hanno definito la sua condizione, e questo è quello che trova. Ermafrodito, che o chi possiede gli organi riproduttivi di entrambi i sessi, dal greco ermafroditos, personaggio della mitologia greca con natura di uomo e donna, vedi mostro. Eccola lì, in bianco e nero, mostro in un logoro dizionario della biblioteca di una grande città, un vecchio libro venerabile, grosso e pesante come una lapide, con pagine ingiallite che portavano i segni lasciati dalle moltitudini che le avevano sfogliate prima di me. Quello era un libro che raccoglieva tutto il sapere del passato e allo stesso tempo offriva un saggio delle attuali condizioni sociali. Kallis fissava la parola mostro, era ancora lì, non si era mossa, non era scritta sulla parete del vecchio bagno
alla Baker and Inglis, che era la scuola di Calli. Nel Webster c'erano graffiti d'altro genere. Il sinonimo era ufficiale, autorevole, era il verdetto, il giudizio che la cultura dava a una persona come me. Mostro, ecco cos'ero. Allora, come diceva il professor Palloppa prima, le nostre lingue hanno un'enorme varietà di parole per attaccare, per ferire, per umiliare, per deridere, per rinchiudere gli altri in posizione di inferiorità, per mettere noi stessi in posizione di dominio, di superiorità. Io qui voglio occuparmi di una particolare gruppo di parole, quelle che appunto chiamiamo epiteti denigratori, che fanno parte dell'hate speech senza in maniera meno problematica di molti altri fenomeni, e appunto sono quelle etichette che noi vediamo spesso nei nostri stadi, oppure sui nostri muri, o sui manifesti di gruppi politici, oppure in bocca a personaggi più o meno pubblici. Ecco, queste parole hanno dato via a un dibattito molto molto intenso, molto recente, almeno nel mio ambito, che è la filosofia del linguaggio, però anche in filosofia morale, ovviamente, anche in filosofia politica e naturalmente del diritto. Allora, appunto, chiamiamo epiteti denigratori queste espressioni offensive che colpiscono allo stesso tempo un individuo e un gruppo di individui, e l'individuo solo in virtù della mera appartenenza a quel gruppo sociale. Qui avete una piccola lista, ma purtroppo molto piccola lista, di epiteti denigratori in italiano e in inglese. Allora, la cosa interessante è appunto che queste espressioni, a differenza degli insulti generici, colpiscono insieme individui e gruppi sociali. Questi gruppi ovviamente sono identificati secondo quella triste litania di pregiudizi che caratterizza tutte le nostre società, appunto l'etnia, la nazionalità, la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la disabilità, il ceto sociale. Questa è la prima caratteristica. La seconda caratteristica è che in queste espressioni si mischiano insieme, come diceva Stefania prima, si mischiano insieme le due dimensioni. Certamente una dimensione descrittiva del linguaggio. Il linguaggio serve a descrivere la realtà, serve a mettere etichette sugli individui, serve a catalogare individui e gruppi, ma anche un'altra dimensione, che è la dimensione che possiamo chiamare performativa, la dimensione secondo la quale noi facciamo cose con le parole. Quindi non ci limitiamo a descrivere, usando appunto un epiteto come quello che vedete, Antonio Frocio, non ci limitiamo a descrivere un individuo come omosessuale, ma ovviamente contemporaneamente lo stiamo anche giudicando come disprezzabile in quanto meramente appartenente a un certo gruppo sociale, e contemporaneamente prescriviamo, questo lo vedremo, certe nei confronti di quell'individuo e nei confronti del gruppo a cui fa parte, prescriviamo certe condotte, certi comportamenti, certi atteggiamenti e certe emozioni. Diciamo, il fatto stesso che nella nostra lingua esistano etichette che convenzionalmente comunicano disprezzo verso le donne, gli omosessuali, le persone con disabilità e così via, è come se segnalasse che questa valutazione negativa verso questi gruppi è talmente diffusa nella nostra società da essersi proprio depositata e cristallizzata in parole d'odio. E questa è la ragione per cui a volte noi ci sentiamo corresponsabili di un'infrazione o addirittura di un crimine, quando semplicemente ascoltiamo parole rivolte a qualcun altro senza intervenire. È come se ci fosse una complicità sociale, una complicità linguistica. La nostra lingua deposita in sé l'odio e il disprezzo verso certe categorie. Ma quello che diceva Stefania è che la cosa interessante è che gli epiteti non sono semplicemente, il linguaggio d'odio in generale non è semplicemente uno specchio della società, quindi non è perché nella società c'è l'omofobia, c'è il sessismo, c'è il razzismo che noi abbiamo epiteti nella nostra lingua. Gli epiteti appunto hanno questo potere performativo, hanno il potere non semplicemente di riflettere o rispecchiare
i fenomeni di ingiustizia sociale della nostra società, ma hanno il potere di generarli o comunque di rinforzarli e di appunto dare, propagarli, di propagandarli, quello che vedremo brevemente tra poco. Quindi in questo senso appunto sono mezzi simbolici che noi utilizziamo per presentare come normali, come razionali, come naturali, come scontati certe credenze e certi atteggiamenti negativi nei confronti di individui o di gruppi. E sono modi appunto che utilizziamo per rinforzare una certa gerarchia sociale, per mantenerla o addirittura per appunto, modificarla in senso ancora più negativo. Quindi noi usiamo il linguaggio ovviamente come primo strumento di controllo sociale o di gestione sociale. Per fare solo un esempio, si dice che in inglese esistano circa 2000 termini per riferirsi alle donne considerate appunto di facili costumi. E questo è secondo me un bel segno dell'importanza del controllo sociale sulle donne e dell'importanza del controllo sociale soprattutto sulla loro condotta sessuale. E diciamo, allo stesso modo esistono in tutte le lingue centinaia di epiteti per le persone omosessuali, anche qui per stigmatizzare e controllare la condotta sessuale degli individui. Questa idea di controllo sociale funziona addirittura all'interno dei gruppi bersaglio. Esistono alcuni epiteti per stigmatizzare il comportamento di persone all'interno di un gruppo normalmente oggetto di discriminazione quando questi individui si comportano troppo come i bianchi. Esistono esempio epiteti come Oreo, usato dagli afroamericani per stigmatizzare gli individui che all'interno del loro gruppo si comportano come i bianchi, oppure Apple per i nativi americani che si comportano come i bianchi o banana per gli asiatici che si comportano come i bianchi. L'idea è che questi individui sarebbero neri all'esterno ma bianchi all'interno, rossi all'esterno ma bianchi all'interno, gialli all'esterno ma in realtà bianchi all'interno. Quindi abbiamo epiteti per ogni gruppo sociale, epiteti che hanno una grandissima diffusione, anche se ovviamente difficilmente ammettiamo di usarli. Questa è una slide ormai vecchia di una indagine Istat del 2012 sulla popolazione omosessuale nella società italiana, in cui si dice che all'incirca l'80% degli italiani, 50% spesso e 30% qualche volta, sente conoscenti e amici riferirsi alle persone omosessuali con etichette denigratorie, ma solamente il 30% confessa di usarle. E sono anche espressioni che a volte si infilano anche in strumenti autorevoli come appunto i dizionari, come Webster, come i traduttori automatici. Questa è una slide, anche qui grazie al cielo non si può più vedere, ma fino al 2014 Google Translate proponeva come sinonimo di gay in lingua inglese termini denigratori come fag, fairy, poof e faggot, senza diciamo scomodarsi a specificare la connotazione estremamente negativa di queste espressioni. E allo stesso modo Google Translate proponeva come sinonimi di omosessuali in italiano termini che certamente non sono neutri come invertito e sodomita. Allora, però, come si diceva, queste espressioni non sono meramente descrittive o valutative, ma provocano danno. Provocano danno non solamente agli individui o ai gruppi bersaglio, ma anche agli spettatori che non fanno parte del gruppo oggetto di discriminazione. Ci sono appunto studi empirici che mostrano che gli individui oggetto di insulti razzisti, di linguaggio d'odio, di epiteti denigratori, subiscono dei danni fisici e psicologici, alcuni immediati, la paura, l'ansia, altri invece a lungo termine, i disordini legati a stress post-traumatico, ipertensione, incubi, psicosi, fino al suicidio. Però ci sono altri studi che mostrano come il linguaggio d'odio ha un impatto non solamente sugli individui oggetto della denigrazione, ma anche
sugli spettatori che non appartengono al gruppo target, al gruppo bersaglio. Questi individui spesso hanno diciamo, esperienze emotive negative simili a quelle provate, sperimentate dagli individui attaccati. E c'è un danno diverso, un danno intanto sulle loro credenze, perché ovviamente essere spettatore di frasi d'odio nei confronti di un certo gruppo influenza come questo gruppo viene percepito ovviamente in modo molto più negativo, in modo meno umano. E quello che è interessante è che a volte cambia anche la percezione di noi stessi. Essere spettatori di frasi d'odio, di epiteti denigratori, che non sono rivolti al nostro gruppo, cambia a volte la percezione di noi stessi. Allora, ci sono studi sperimentali che sono stati svolti anche da ricercatori italiani, Andrea Carnaghi e Fabio Fasoli, per esempio, che mostrano come essere spettatori di epiteti omofobi rivolti ad altri porta i maschi eterosessuali a enfatizzare la loro identità sessuale, a amplificare la distanza, la dissociazione delle persone omosessuali. In questo senso avremmo una conferma di quella appunto prospettiva che abbiamo chiamato performativa, secondo cui il linguaggio d'odio non è semplicemente un sintomo dell'omofobia della nostra società, ma è anche un rinforzo dell'omofobia della nostra società. Quindi, in questa concezione performativa, secondo cui il linguaggio d'odio fa delle cose, il linguaggio d'odio e gli epiteti sembrano fare cose in due sensi distinti. Uno è abbastanza evidente, è la dimensione dell'aggressione, l'aggressione diretta a individui, a gruppi, a comportamenti, a emozioni, affetti. Qui ovviamente questa è una componente evidente, anche perché la violenza verbale richiama, evoca e allude alla violenza fisica. Però c'è un'altra funzione, forse meno evidente, che è quella che vi dicevo di propaganda. Queste frasi, queste espressioni razziste, sessiste, misogine, omofobe, devono essere appunto viste come una forma di propaganda, come un modo per affermare la propria identità culturale, sociale, politica, un modo per affermare l'appartenenza a un gruppo dominante, un modo, vi ho detto, per rinforzare la gerarchia sociale. Spesso queste espressioni, il linguaggio politicamente scorretto, sono anche una specie di dimostrazione di autenticità, una dimostrazione di purezza, una dimostrazione di sincerità, di veracità nei confronti di elite che invece vengono presentate come ipocrite, come dissimulatrici. Allora, in un certo senso, il linguaggio d'odio dice qualcosa di noi più che delle nostre vittime. Quando scegliamo di ricorrere ad esso, in un certo senso ci stiamo affiliando a un gruppo. C'è questa bella espressione secondo cui l'omofobia, il razzismo, la misoginia sono forme dell'odio alla prima persona plurale. Quando noi usiamo questa espressione è come se trasformassimo il nostro io insignificante in un noi minaccioso e soprattutto ci distanziassimo da individui e gruppi che vengono percepiti come l'altro da noi. Concludo con un esempio un pochino estremo, però è certamente paradigmatico di questo potere performativo del linguaggio d'odio. È il ruolo che hanno svolto gli epiteti denigratori durante il genocidio che ha avuto luogo in Ruanda all'inizio degli anni 90. Durante il genocidio e nei momenti precedenti sono stati usati epiteti disumanizzanti, la cui traduzione è scarafaggi o serpenti, usati dagli Hutu per riferirsi ai Tutsi, che hanno accompagnato appunto quello che poi è diventato uno degli eccidi più spaventosi della storia umana, perché in un centinaio di giorni sono state uccise almeno 800.000 persone. Ecco, il peso del linguaggio durante questo massacro è stato riconosciuto dal Tribunale Internazionale Penale per il Ruanda, che è stato creato nel 1994 dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che ha dichiarato i fondatori
della Radio Televisione de Mille Collines e il fondatore della rivista Cangura, colpevoli non solo di incitamento al genocidio, ma di veri e propri atti di genocidio. Naturalmente la maggior parte delle frasi d'odio non conduce allo sterminio di un'intera popolazione, però abbiamo detto il linguaggio d'odio non si limita a descrivere individui e gruppi con connotazioni negativi, ma concorre a fomentare la divisione e l'ostilità. Ecco, la filosofa Lynn Tyrrell, che ha analizzato appunto il ruolo del linguaggio nel genocidio ruandese, ha appunto individuato alcune caratteristiche di questo genere di epiteti, che appunto ne evidenziano il potere performativo. Allora, intanto il fatto che epiteti e linguaggio d'odio hanno la funzione di tracciare una sorta di linea di demarcazione fra noi e loro, fra chi è dentro e chi è fuori dal gruppo, tanto che ci sono epiteti che non fanno nient'altro, che ad esempio Goi, Gaijin e Yao sono epiteti che non vogliono dire altro che non ebreo, non giapponese, non cinese, quindi ci sono epiteti che servono solo a buttare fuori dal gruppo certi individui. L'altro ruolo è quello di possiamo chiamare essenzializzazione delle categorie sociali, cioè le etichette comunicano un messaggio negativo su individui, su aspetti degli individui che vengono considerati essenziali di questi individui, fare parte della natura, a volte della natura biologica di questi individui. Queste differenze intrinseche sono poi alla base di differenze morali, di differenze sociali. E poi l'idea che appunto questi epiteti incitano a certi comportamenti, autorizzano certi comportamenti, legittimano certi comportamenti. Allora, naturalmente questo vale tanto più quando il linguaggio d'odio è legato a reti di discriminazione, reti di oppressione più ampie. Però diciamo questo legame con queste reti più ampie non deve essere necessariamente consapevoli. Possiamo partecipare a pratiche di oppressione in modo superficiale, semplicemente usando con leggerezza le parole. Allora, concludo proprio con una citazione di Lynn Tyrrell. Quando un ragazzino di 10 anni negli Stati Uniti chiama uno dei suoi compagni fag, che è appunto un epiteto omofobico, probabilmente non pensa, né tantomeno padroneggia, il contesto sociale più ampio di omofobia e di crimini d'odio contro gli omosessuali. In ogni caso, quel ragazzino usa un termine che fa pesare sul suo compagno una storia sociale gravosa e un potente apparato oppressivo. Chi parla qui è un ragazzino, ma molti adulti parlano spesso con limiti epistemici analoghi. Poche nostre parole conducono al genocidio, ma dobbiamo fare attenzione a quello che diciamo e chiederci che genere di apparati di potere invochiamo per controllare e colpire gli altri. Grazie. Grazie di questo così interessante intervento, davvero interessantissimo, affascinante. Prima di pensavamo di lasciare una piccola fase finale per un secondo giro tra i relatori e eventuali ulteriori interventi. E per questo vorrei passare subito la parola alla professoressa Laura Calafà per la sua relazione sull'azione antidiscriminatoria e la possibilità di esercitarla a tutela delle vittime dei discorsi d'odio homo, lesbo, bi, transfobico. La professoressa è ordinaria di diritto del lavoro e di diritto del lavoro dell'Unione Europea nell'Università di Verona. Ha collaborato con il Dipartimento per le Pari Opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri e per l'UNAR. Coordina progetti di ricerca, è referente dell'Università di Verona per progetti di ricerca e autrice di tante importanti pubblicazioni. Oggi si occuperà di una relazione che si incentra sull'uso del diritto antidiscriminatorio in rapporto dialettico con il nostro tema dei discorsi d'odio verso le persone LGBT
e in particolare quindi la connotazione, la consistenza e il contesto giuridico dei discorsi d'odio verso gruppi definiti da specifici fattori di rischio come le persone LGBT e quindi ci descriverà l'approccio privatistico, quello penalistico, ma anche la dimensione nazionale e sovranazionale, in particolare con riferimento alla Corte di Giustizia e alla giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Si occuperà anche di rintracciare nello sviluppo dei più recenti progetti di legge di cui è l'orientamento sessuale un filo conduttore che lega il genere e l'identità di genere, valorizzando il legame tra il reato e le discriminazioni che lo ispirano, anche in omaggio alla Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere, e in particolare alla combinazione tra strategia repressiva e promozionale che il legislatore sta progettando. Nel caso avesse... Professoressa... Volevo provare a verificare se si sente. Perfetto. Sì, la sentiamo. Se ha bisogno di condividere delle slide, sì, possiamo... Sì, grazie. Le volevo condividere e volevo rassicurare tutti, nel senso che non sono convinta che riuscirò a parlare di tutte quelle cose, però ero ottimista, devo dirvi la verità, ero ottimista. E in realtà poi ho tentato di concentrare in due parti questa riflessione e la prima, come è tipico di tutte le formazioni specialistiche, ha bisogno di tempo, ha bisogno di interazione, quindi devo dire che credo che la presentazione che vi ho preparato rischi di apparire in realtà superficiale. Il filo conduttore rimane lo stesso. Io tra l'altro volevo ringraziare la collega che ha parlato prima, perché io studio, arrivo dalla matrice lavoristica del diritto, dove la convivenza col potere è ontologica rispetto ai nostri studi, quindi la riflessione sul potere è una costante rispetto alle dinamiche tra gli individui. E l'approccio poi del diritto antidiscriminatorio la sviluppa proprio a partire da specifici, l'appartenenza a gruppi, all'azione e reazione nei confronti di questi gruppi. Volevo condividere con voi questa presentazione tenendo in considerazione questo primo livello di riflessione. Il primo, ho tentato di semplificare il titolo che ci siamo dati oggi. La prima parte quindi per me è importantissimo da tenere in considerazione e vorrei connotare questo intervento distinguendo tra discorso d'odio e crimine d'odio, perché per il diritto questo segnala un passaggio non banale, il passaggio che lega la nostra riflessione con quella del diritto penale. La discriminazione quindi è il filo conduttore che lega questo primo approccio. La consistenza, cioè i dati, rispetto molto velocemente per darne conto, ne avete parlato in più sia nei saluti che dopo, però è importante ricordarlo. Vorrei riflettere sul contesto giuridico perché io credo che su questo tema debba esserci un'attenzione multifocale. Qui arrivo però alla questione della formazione. La formazione antidiscriminatoria deve essere orizzontale, deve riguardare tutti i fattori di rischio, deve riguardare la compenetrazione e l'interazione tra i diversi fattori di rischio, in modo tale che l'approccio giuridico rispetto a un fattore per le sue specificità risulti arricchito dagli altri fattori. Quindi apprezzabile il tentativo di renderla multifocale anche nei progetti di legge più recenti, tenere in considerazione necessariamente la logica multilivello, cioè dal livello nazionale al livello sovranazionale verso cui in cui si è sviluppato il tema dei crimini d'odio. Nelle mie conclusioni tornerò sul diritto penale. Io penso che il diritto penale, ve lo anticipo, lo vorrei condividere subito, il diritto penale è necessario ma non basta, e quindi l'importanza della giornata di oggi credo che sia evidente. Non basta nei confronti della questione del trattamento dell'irregolarità al lavoro, della questione migranti, va cambiata completamente la logica. Il diritto antidiscriminatorio in questa prospettiva può aiutare moltissimo, quindi nella costruzione delle strategie. Il mio intervento è un po' sospeso tra la dimensione linguistica e quella delle politiche, quindi qui in mezzo poi passerò la parola
ad Alberto Guariso, che saluto, non abbiamo ancora avuto occasione di salutarci, la digitalizzazione di questi interventi rende molto difficile i rapporti sociali e umani, quindi vi saluto a distanza. Professoressa, solo una cosa, le dobbiamo chiedere se è possibile non toccare il microfono, perché così la sentiamo meglio. Ok, microfono, grazie. Quello suo attaccato alle cuffie, immagino. Ok, lo tolgo, lo sposto. Tenere in considerazione che volevo partire esattamente dalla questione del linguaggio e della lingua come codice del linguaggio che aveva usato Roland Barthes negli anni in uno dei suoi ultimi scritti. Vi ho lasciato e vi lascerò l'abstract di riferimento. Io vorrei quindi costruire questo rapporto dialettico tra il discorso d'odio e i crimini d'odio a partire da una connotazione specifica che è quella della... partirei da questa riflessione. Guardate, questo qualche settimana fa alla Senato e alla Camera dei Deputati sono cominciati i lavori per il nuovo progetto di legge sui crimini d'odio. La collega dell'Università di Sassari scrive questo passaggio nella relazione. Quando io parlo, dico di hate speech, parlo di condotte che assurgono non a rango, di fatti penalmente rilevanti, ossia crimini commessi nei confronti di determinati soggetti a cagione della loro appartenenza ad un particolare gruppo sociale identificato in base alla razza, all'etnia, alla religione, all'orientamento sessuale, all'identità di genere. La discriminazione diviene cioè la ragione prima del crimine. In tali casi si è dinanzi ad una discriminazione in base all'orientamento sessuale quando è finalizzata nei confronti di determinati gruppi LGBT+, di cui discutiamo oggi. Guardate il ruolo della discriminazione. Il ruolo della discriminazione è evidente, per cui io vorrei partire da un confronto che ritengo necessario. Così come costruito nel crimine d'odio, la discriminazione è la ragione prima del crimine. Ma dobbiamo tenere in considerazione che nel diritto penale la discriminazione è considerata condotta. Il secondo passaggio, quello nella prospettiva del diritto antidiscriminatorio, quella di cui oggi cercheremo di percorrere, seppur per sommi capi, il funzionamento, la discriminazione è oggettiva ed è effetto del comportamento a prescindere dall'elemento soggettivo di chi la compie. Io credo che qualunque riflessione di carattere giuridico che parta dai crimini d'odio, arrivi alle discriminazioni, leghi le discriminazioni ai crimini d'odio, non possa che tenere in considerazione questo primo grande momento di riflessione. La complessità del diritto antidiscriminatorio e della sua complessità io oggi non posso darvi conto. Ho cercato di semplificarlo e sintetizzarlo in questa slide perché è chiaro che per il diritto antidiscriminatorio la riflessione sulla parità e delle logiche di inderogabilità del funzionamento dei trattamenti. Sicuramente si discute di conflitto e di prevenzione del conflitto con riguardo alle discriminazioni. Sicuramente noi ci occupiamo, perché inizialmente si è occupato il diritto antidiscriminatorio, del funzionamento delle discriminazioni e dei divieti nel lavoro per un arrivare ad una proiezione oltre il lavoro, perché il lavoro è il punto di partenza, ma non è sicuramente il punto d'arrivo. Sicuramente l'antidiscriminazione tiene in considerazione una dimensione individuale ed una collettiva in cui non sono immediatamente percepibili le vittime delle discriminazioni. Sicuramente si sta discutendo, soprattutto dopo le fasi più recenti e la giurisprudenza più recente, di ascesa e declino del diritto antidiscriminatorio. Non posso quindi se non citarvi questi temi per ritornare su un dato che però è un punto di riflessione che deve essere costante: l'oggettività della discriminazione e il rapporto dialettico col diritto penale. Vi richiamo solo anche una sentenza della Cassazione, la sentenza della Cassazione del 2016, in cui anche i giudici di legittimità finalmente, in modo chiaro e preciso, con riguardo ad un'ipotesi di discriminazione di licenziamento collegato alla maternità, affermano, sanciscono e ribadiscono che, eccolo qui, il licenziamento è discriminatorio a prescindere da ogni discriminazione di carattere soggettivo.
in base ad una teorizzazione del passato che invece imperava tra i giudici di legittimità. Quindi il confronto da tenere in considerazione in questa evoluzione del diritto antidiscriminatorio è l'appropriazione da parte dei giudici di legittimità della condizione oggettiva della discriminazione. Quello che conta, quindi, lo ribadisco come l'ho anticipato prima, è l'effetto discriminatorio. E questo non può che creare un rapporto dialettico complesso col diritto penale, che parte e ragiona a partire dalle condotte. Quindi la questione della coesistenza nei crimini d'odio e nel discorso d'odio del diritto penale col diritto antidiscriminatorio deve essere valutata tenendo in considerazione però la necessaria consistenza e l'evidenza dei fenomeni. Qui ho inserito alcuni dati che non è necessario ribadirli in questo punto della mia relazione. Vado via velocemente per trattare quello che è il tema giuridico. Io ve l'ho voluto costruire nella sua complessità per chiunque studia il diritto e in particolare per chi non lo studia per approcciare la complessità, perché a livello sovranazionale deve necessariamente affiancarsi lo studio a livello sovranazionale delle logiche, tenere in considerazione il diritto privato e il diritto di matrice pubblicistica, la natura delle regole. Che cosa produce questa complessità? La prima e grande complessità è che noi dobbiamo affrontare l'approccio giudiziario tenendo in considerazione i limiti e le potenzialità. Partendo dai limiti e delle potenzialità dell'interazione giudiziaria, io vorrei affrontare il tema del diritto antidiscriminatorio, partire dal diritto antidiscriminatorio e arrivare quindi al discorso d'odio. Come lo posso semplificare? Dando per scontato quello che vi ho già detto prima, cioè che bisogna tenere in considerazione gli effetti discriminatori di determinati comportamenti, ma non i comportamenti in sé per sé considerati, che possono essere i più vari, tenendo in considerazione l'oggettività del fatto discriminatorio e non la soggettività del fatto discriminatorio, cioè l'intenzione del soggetto agente. Sono due mondi che messi insieme, affiancati l'uno all'altro, non possono che creare delle difficoltà applicative e interpretative per gli interpreti, in particolare per coloro che si occupano di applicazione del diritto, in questo caso gli avvocati. In estrema sintesi, anche qui per fare una sintesi che non può essere approfondita, tenete in considerazione il passaggio necessario di conoscenza che chiunque acceda al diritto antidiscriminatorio deve avere ben chiaro nel momento formativo, ma quindi nel momento della discussione appunto per approcciare la complessità. La discriminazione può essere diretta o indiretta, può essere individuale o collettiva, se non identifico la vittima, può essere soprattutto una discriminazione associata e io vi vorrei dire anche oggi è arrivato il momento, in questa fase, in questo momento, a questo punto dell'interazione anche col legislatore, di riprendere il concetto di molestia, che abbiamo ampiamente sottovalutato. Cerco di spiegarmi meglio. Guardate cos'è la molestia, e la molestia sessuale in particolare nel contesto della molestia. Sono tutti quei comportamenti di carattere indesiderato che sono connessi al sesso, ma a tutti i fattori di rischio che sono collegati alla normativa, che crea lo scopo, che ha lo scopo l'effetto di violare la dignità di una persona. E la molestia può essere collegata vuoi all'orientamento sessuale, vuoi all'identità di genere, vuoi al sesso in sé per sé considerato, vuoi la disabilità, età e quant'altro. Ora, a partire da questo concetto, perché io vorrei ribadire l'importanza della molestia? Perché noi abbiamo molto di recente, siete voi coinvolti direttamente, quindi non sarò sicuramente io a ricordare qual è l'importanza del caso NH portato davanti alla Corte di Giustizia. Sicuramente voglio ribadirvi l'importanza delle sentenze più recenti della CEDU nella specifica materia e l'obbligo e le obbligazioni, gli obblighi positivi che vengono imposti ai singoli stati. La letteratura più recente fa riferimento alla giurisprudenza più recente della CEDU, ricordando
io mi occupo in questo periodo molto più di migrazioni che di diritto antidiscriminatorio, ma l'uno vale l'altro, da questo prospettivo in termini di inadempimento degli adempimenti del legislatore nazionale, è come dire che l'Italia si dovrebbe un po' aspettare, qualche sollecitazione rispetto agli obblighi positivi. Da questo punto di vista, particolarmente apprezzabile all'esito dell'interazione giudiziaria, quindi l'approccio giudiziario, potenzialità, l'importanza di segnalare i temi e di tentare di sviluppare, di far sviluppare una procedura dedicata e quindi delle politiche espressamente dedicate, tenete in considerazione che se l'approccio giudiziario è l'approccio casistico, quindi ha una valenza significativa per quanto riguarda l'avvio della riflessione, sicuramente nulla non esclude che siano necessari interventi di carattere politiche più ampie. L'approccio integrato è necessario oggi. Come a dire che, guardate, l'ho scritto nell'abstract, ve lo ribadisco qua, difficilmente leggo, ma credo che questo passaggio vada letto. In Italia continuiamo da anni ad essere in attesa di un intervento legislativo finalizzato a trasformare il discorso in un crimine espressamente trattato dal legislatore penale. Quindi in questa fase siamo in una fase di attesa per l'approvazione dell'ennesima proposta. Credo sia interessante la scelta fatta nel progetto di legge Zan-Boldrini di affiancare genere, identità di genere, orientamento sessuale, valorizzando il legame che esiste tra reato e le discriminazioni che lo ispirano, anche in omaggio alla Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere. Il mix tra strategia repressiva e promozionale, siamo collegati con l'UNAR direttamente, quindi è sicuramente da percorrere. Io verrò, però vorrei fare un passo ulteriore e provo a fare il passo in questi termini. I fattori di rischio e il diritto internazionale sono significativi, vanno valorizzati come tali. La strategia è necessaria. Il diritto antidiscriminatorio può aiutare nella costante attesa dell'approvazione di un progetto di legge dedicato. Da anni chi studia il diritto antidiscriminatorio sa che esiste l'approccio utilitaristico al diritto antidiscriminatorio. L'uso, il raggiungimento di un obiettivo specifico determinato collegato all'utilizzo dello strumento stesso. Il diritto antidiscriminatorio consente, nella logica di confronto col diritto penale, di rendere ridicole le affermazioni sulle discriminazioni rovesciate collegate all'eventuale approvazione di un progetto di legge. Consente di rendere praticamente nulla le obiezioni nei confronti della tipizzazione e concettualizzazione dei fattori di rischio. Quando si conosce il diritto antidiscriminatorio si sa che serve ad impedire obiezioni infondate sul principio di eguaglianza e di legalità. Consente anche il diritto antidiscriminatorio, l'ultima pronuncia della Corte di Giustizia sicuramente lo aiuta, di svalutare la questione delle opinioni, perché non c'è opinione che giustifichi una discriminazione. Cos'è che rimane vero, e credo che sia importante ribadirlo qui oggi, in particolare davanti a questa platea? Che noi abbiamo in Italia mantenuto un problema nel corso del tempo che è stato dimenticato e svalutato anche nel presente: il campo di applicazione della normativa antidiscriminatoria. Il decreto legislativo 216 del 2003 continua ad avere un campo di applicazione limitato al contesto lavorativo e al mercato del lavoro. Invece, come è successo per il passaggio nel 2006 una legge dedicata alla disabilità, il campo di applicazione della normativa è stato esteso oltre il lavoro. Proviamo ad immaginare l'impatto che potrebbe produrre nelle scuole l'approvazione di un campo di applicazione più esteso oltre il lavoro della discriminazione fondata su orientamento sessuale e connessa estensione del concetto di molestia, collegata appunto al campo di applicazione che oggi è solo ed esclusivamente limitato al lavoro.
sulle potenzialità delle convenzioni internazionali ratificate servirebbero settimane solo per rifletterne, è un input che credo sia importante per una platea particolarmente qualificata come è quella degli avvocati della rete Lanford. Vanno percorse queste strade, quella delle convenzioni internazionali ratificate. Da questo punto di vista, per concludere, dal discorso d'odio al crimine, la mia precisazione, il mio intervento serviva a precisare che oggi è necessario tenere in considerazione la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, ma che occorra integrare il progetto di legge Zan-Boldrini con una modifica del campo di applicazione del decreto legislativo 216, a prescindere, questo lo ribadisco, dalla modifica del campo di applicazione della direttiva UE che è stata abbandonata anni fa ed è difficilmente recuperabile. Ma siccome l'Italia l'ha fatto in materia di disabilità, credo che sia necessario farlo anche per consentire alle divieti di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, alle molestie, di avere una funzionalità oltre il lavoro. Come vi ho anticipato nella premessa, il diritto penale è necessario, ma non è sufficiente. Grazie. Grazie professoressa, grazie. E prima di riprendere con l'ultima relazione della prima sessione, dobbiamo interrompere ancora per 2 minuti per la verifica della presenza. Vi invitiamo a scrivere nella chat nome, cognome e foro di appartenenza. Nel frattempo massimizziamo i tempi e mi permetto intanto di introdurre l'ultimo relatore, l'avvocato Alberto Guariso, avvocato in Milano, docente a contratto in diritto antidiscriminatorio presso l'Università di Brescia, responsabile del servizio antidiscriminazione dell'Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione, ha patrocinato anche avanti alla Corte Costituzionale e la Corte di Giustizia casi rilevanti in materia di discriminazione e terrà una relazione sull'azione civile contro le discriminazioni e gli altri strumenti processuali civilistici a tutela delle vittime dei discorsi di odio omo, lesbo, bi, transfobico, anche con riferimento alle nuove azioni di classe, concentrandosi soprattutto sui problemi pratico-processuali che possono interessare tutti noi avvocati. Parlerà dell'azione discriminatoria con riferimento alla nozione di molestia di cui alla direttiva 2078 e ai problemi che questa nozione pone, in particolare riguardo al campo di applicazione. E ci regalerà anche qualche riflessione sulla futura applicazione dell'azione di classe. Riferisco anche a lui naturalmente l'invito, se vuole, a condividere delle slide. E molto volentieri gli passo la parola. Grazie, grazie mille dell'invito. Io non ho le slide, però non mi scuso particolarmente perché volevo fare proprio un discorso, forse un po' terra terra, però un discorso che riguarda molto l'operatore del diritto, l'avvocato, sperando che possa essere utile. E mi scuso anticipatamente se forse pescherò alcuni esempi da fattore di discriminazione diverso da quello che oggi ci interessa, ma è dovuto non a coinvolgimento personale nelle altre cause. Sono stato coinvolto, grazie a Rete Nefola, anche a questa, perché ha portato alla sentenza NH, ma semplicemente per il fatto che ce ne sono di più in altri campi. E questo è un brutto segnale, però è anche un invito a pescare concetti, prassi, esperienze giurisprudenziali
che stanno in altri, riferite ad altri fattori di discriminazione e trasferirvi su quello che oggi qua ci interessa, che è forse quello che fatica di più a entrare nell'uso diffuso del diritto antidiscriminatorio. Allora, guardando proprio all'operatore del diritto, alla vita dell'operatore del diritto che si occupa di questa vicenda, cos'è successo? Beh, è successo, tanto avvio l'orologio e cerco di rispettare i tempi. Cosa è successo? Che noi tutto sommato ce ne stavamo abbastanza tranquilli nel nostro mondo costruito attorno al diritto antidiscriminatorio tradizionale, che era quello che si basava sul fatto che si faceva una comparazione tra situazioni analoghe, si individuava un trattamento svantaggioso collegato al fattore protetto, e quindi il problema era individuare il collegamento col fattore protetto, e si chiedeva al giudice di attribuirmi lo stesso trattamento che era stato attribuito alla persona che invece non era esterna al gruppo protetto dal diritto antidiscriminatorio. Come sapete, questo schema classico è servito moltissimo anche con riferimento al fattore orientamento sessuale, pensate alle pronunce alla Corte di Giustizia sulla pensione superstite in caso di coppie dello stesso sesso, sulla questione dei permessi 104 in Italia per quanto riguarda i parenti o i figli del coniuge o del partner, e così via. Su questa partita, diciamo, le esperienze sono molte. Lo schema cominciamo veramente anche i giudici a maneggiarlo con facilità. Un'indicazione che mi permetto di dare, non diamolo però per scontato: le fatiche che si incontrano nell'azione giudiziaria nell'uso di questo strumento sono ancora tantissime, non solo quello ancora del preconcetto soggettivo di cui parlava Laura Calafà. Ancora oggi il giudice in tantissimi casi ha l'idea che deve andare a verificare se davvero il comportamento che creava la disparità di trattamento era voluto, derivava da un preconcetto, confondendo quindi per esempio molestie, discriminazione, ma insomma si avventura in queste indagini soggettive che invece, come sappiamo, come ci è stato benissimo spiegato adesso, sono totalmente irrilevanti, perché la nostra ricerca deve essere solo all'esistenza o meno di una norma che imponga la parità di trattamento con riferimento alla tal prestazione. Quindi strada ancora difficile, non parliamo poi del conflitto con la libertà contrattuale, spiegare alla controparte, all'avvocato e al giudice, come è possibile, anche al senso comune, come è possibile che se io sono libero di affittare o non affittare una casa e posso non fare nulla, però se l'affitto non posso dire non la do a te perché siete una coppia di persone omosessuali. Com'è possibile? È una cultura comune, ma se ho la mia libertà contrattuale sull'ANN, com'è possibile che tu mi vieni a vincolare sul come, sul comodo io esercito la mia libertà contrattuale? Quindi strada ancora complessa, però lì ci siamo. Abbiamo ancora moltissimo da fare, soprattutto rispetto al nostro fattore, però lì ci siamo. A un certo punto, in questo schema che sembrava tranquillo, arriva il concetto di molestie che veniva richiamato adesso. Arrivano i decreti legislativi del 2003 e subito si fatica a capire che la molestia che è nata collegata al fattore genere, che è la molestia sessuale, possa estendersi invece a tutti, e debba e sia estesa l'ordinamento a tutti gli altri fattori, anche a quelli che fatichiamo magari a concepire la molestia per età. Magari fatichiamo a immaginarla, però l'ordinamento dell'Unione ci dice così. Allora, cosa cambia l'introduzione di questo concetto nell'uso processuale dello strumento antidiscriminatorio? Certo, rompe lo schema comparativo. Non ho più nessuno con cui comparare, perché quel comportamento indesiderato che ha lo scopo, l'effetto di violare la dignità, eccetera, eccetera, la definizione che vi è stata data prima, certamente non richiede alcuna comparazione. Vi dico che c'è una sentenza della Cassazione che stranamente dice: ma no, anche lì c'è uno schema comparativo, perché faccio la comparazione con quello che non è molestato. Mi sembra un ragionamento francamente un po' inutile. Fatto sta che l'oggetto dell'esame non è un trattamento meno favorevole, ma è la violazione della dignità e la creazione del clima. È solo quello l'oggetto. Cambia veramente questo rispetto allo schema che avevamo immaginato finora? Stiamo parlando di novità del 2003, quindi finora un po'.
pensando a cosa è successo, ho trovato un inaspettato riscontro riguardando per l'ennesima volta il film Philadelphia, che come forse avrete visto è stato riprogrammato alla televisione pochi giorni fa o poche settimane fa. Beh, l'avrete visto sicuramente, e lì si impara molto di più di tante lezioni sul diritto antidiscriminatorio. Quando c'è la discussione tra Denzel Washington e Tom Hanks in biblioteca, e dove insomma Denzel Washington decide di assumere la difesa, sono alla ricerca dei precedenti e trovano un precedente del 73 che dà questa definizione, vero, non è solo un fatto cinematografico, che dà questa definizione di discriminazione. Qual è l'essenza della discriminazione? Un pezzo celebre che trovate anche su tutti gli spezzoni che ci sono sulla rete. Il formulare opinioni sugli altri non basate sui loro meriti individuali quanto sulla loro appartenenza a un gruppo con presunte caratteristiche. La seconda parte la conosciamo già, ma è curioso che l'inizio sia il formulare opinioni. Cioè, il primo approccio... Quindi della discriminazione, in un momento in cui, tra l'altro, quando si parlava di una vicenda che affronteremmo tranquillamente con lo schema originario del diritto antidiscriminatorio, sono stato licenziato perché malato di AIDS, quindi disabile, e perché omosessuale. Chi non aveva queste caratteristiche, chi non apparteneva al gruppo, non è stato licenziato. Se non fossi appartenuto a questo gruppo, non sarei stato licenziato. Tipico schema comparativo. Ma la chiave per affrontare questa questione è una definizione che dice formulare opinioni, parlare, dire delle cose, esprimere delle opinioni. È interessante, nasceva casualmente dal film, è interessante pensare che allora la sottrazione del bene, quel trattamento di svantaggio che faceva parte del diritto antidiscriminatorio, in realtà è strettamente collegato al dire, alla comunicazione, a quello che ci è stato detto a proposito della parola e del linguaggio. Le due cose sono davvero collegate e mi ha, con un volo pindarico, mi ha fatto pensare il fatto che una vicenda recentissima, che qui attingo al fattore nazionalità, davanti alla Corte Costituzionale, mancata iscrizione dei richiedenti asilo all'anagrafe prevista dai decreti Salvini. Nel dichiararlo incostituzionale, la Corte Costituzionale usa la parola stigma, e cioè dentro qualunque esclusione da un bene, da un'opportunità, c'è dentro anche lo stigma sociale per quel gruppo, che è la stessa effetto che provoca l'uso di un determinato linguaggio. Allora, questo per dire che la riconduzione, l'irruzione della molestia all'interno del diritto antidiscriminatorio in realtà non deve essere presa come una roba così sconvolgente. In realtà i due terreni, quello del trattamento svantaggioso e quello del trattamento molesto, sono sempre inscindibilmente collegati. Mi ha licenziato Tom Hanks il soggetto che formulava opinioni rispetto a quel gruppo sociale. Mi sembra che sia interessante tenerlo in contatto. Mamma, solo 7 minuti. Ma dal punto di vista pratico, l'irruzione della molestia all'interno del diritto antidiscriminatorio cosa comporta? Beh, comporta dei vantaggi ancora tuttora inesplorati. Uno, che mettiamo, se molestia è discriminazione, non è equiparata alle discriminazioni, ma bene, la direttiva dice è discriminazione. Se è così, vuol dire che la collochiamo nei diritti fondamentali, nella tutela delle norme sovranazionali, articolo 14 della CEDU, articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che godiamo di uno strumento processuale, affrontiamo, conveniamo in giudizio al molestatore con il rito speciale del processo antidiscriminatorio, cioè articolo 702, non convertibile, quindi concentrato, con l'alleggerimento dell'onere della prova, con l'azione collettiva, sempre col limite un po' balzano della non riconoscibilità dei soggetti lesi, per cui paradossalmente se viene la molestia, si rivolge al signor Rossi, l'associazione non può agire in giudizio, anche se
si colpisce rossi, bianchi, verdi, eccetera, ed anche 10 persone ben identificate, paradossalmente non avrebbe legittimazione attiva, perché c'è sempre questo requisito della non immediata riconoscibilità del soggetto leso, e quindi decisamente l'ordinamento con questo cambiamento ci offre gli strumenti estremamente importanti. Quali problemi però da questa inclusione, irruzione della molestia all'interno del diritto antidiscriminatorio? Ovviamente ne dico solo tre velocissimi. Uno, come definiamo il comportamento? Cos'è questa, su quello si potrebbero dire ovviamente molte cose, cos'è questa comportamento indesiderato che ha lo scopo l'effetto di violare la dignità? Solo un'osservazione si può dire, al tempo di dire, non confondiamola col mobbing, cioè non andiamo alla ricerca di comportamenti continuativi, su questo la giurisprudenza ce l'ha detto, la violazione della dignità sia anche con un unico atto. Questo è molto importante, perché vedo spesso ricorsi che mettono insieme le due cose, mobbing, molestie, eccetera, eccetera. No, dobbiamo scegliere una strada, cambia il rito, cambia la competenza. Se abbiamo una situazione sul lavoro di una che è collocabile nelle due categorie, ecco, però teniamo conto che la scelta va fatta riflettendo bene a monte e riflettendo bene sulla differenza sostanziale delle due fattispecie. La molestia non richiede quella continuità di comportamenti, quella finalizzazione, l'estromissione del lavoratore dal posto di lavoro che invece è richiesta dal mobbing. Spostandosi sul terreno del fattore nazionalità, dire a un richiedente asilo che ha diritto di stare sul territorio sei un clandestino è stato ritenuto dal giudice molestia per fattore origine etica, nazionalità, eccetera. Quindi questa mi pare una differenza estremamente importante. La seconda questione a cui prestare attenzione: il collegamento col fattore vietato. E qui dopo arriviamo al campo di applicazione, che è quello più tremendo, che più ci fa rabbrividire. Però anche il collegamento col fattore vietato sembra una cosa banale. Se io ledo la dignità in quanto tu appartenga a un determinato gruppo, il collegamento c'è. E ma allora cosa succede quando ledo la dignità in modo neutrale e non richiamo proprio la tua appartenenza al gruppo? Ci possono essere situazioni un po' delicate, ma soprattutto si rischia poi di trovare anche... Adesso voglio farvi questo esempio che però mi angoscia, nel senso che in un convegno di giuristi non bisognerebbe parlare di cose che non hanno nulla a che vedere col diritto, e questa ordinanza non ha nulla a che vedere col diritto, a mio avviso, con tutto il rispetto per il giudice che l'ha emessa e che speriamo la Corte d'Appello tra pochi giorni possa cancellare. In una questione dove una consigliera comunale aveva usato le seguenti frasi, attingo sempre alla questione razziale: non mi vengono a giustificare la presenza degli zingari di merda, zecche, parassiti capaci di spolpare tutto, di connazionali criminali che andrebbero usati come esche per i piragna. Vi auguro che cercando di rubare una tagliola possa mozzarvi le mani, non al polso, ma al gomito, così che i moncherini possano pendere, eccetera, eccetera. Consigliere comunale di Alessandria, se non ricordo male. Beh, molestia razziale orientata a offendere, a violare la dignità dell'etnia rom. Chiunque penserebbe di sì. No, il giudice cosa ha detto? Ma no. Ovviamente ce l'ha non con gli zingari di merda, ma ce l'ha con gli zingari in quanto rubino. E quindi non offende la categoria, ma offende il comportamento, cioè offende, ma ce l'ha col comportamento, legittimamente ce l'ha con una persona che ruba. Ora, e quindi il collegamento col fattore protetto, che in una con frasi del genere sembrerebbe la cosa più evidente del mondo, salta e dice non c'è la molestia, e quindi... Ora capite che può anche succedere che se uno dice nel mio bar non entrano gli omosessuali che puzzano, o i puzzolenti omosessuali, si potrebbe sempre trovare un giudice, spero uno solo in tutta Italia, che dica no, ce l'ha con chi puzza, non ce l'ha con gli omosessuali.
Questo per dire, prestiamo sempre attenzione, perché purtroppo fare l'avvocato è bello, perché succedono le cose più impensate, questa obiettivamente, secondo me, è assolutamente impensata, e succedono anche di questo genere. Ma il problema giuridico serio invece è il collegamento del fattore vita. Ultima cosa, ultimo problema, il campo di applicazione, lo diceva Laura Calafà. Lei giustamente parla di iure condendo, ma noi dobbiamo smazzarci lo iure condito. E allora che senso ha? Cioè lì siamo veramente alla follia. Cosa vuol dire molestare uno in modo collegato al suo orientamento sessuale nell'ambito lavorativo? Beh, se si riferisce al rapporto di lavoro è semplice, ti ho molestato intanto che tu lavoravi. Ma il campo di applicazione della direttiva è molto più ampio, cioè non vuol dire sto fisicamente in un ambito di lavoro, vuol dire la procedura di assunzione, l'associazione alle organizzazioni dei lavoratori, cioè tutto un ambito, la formazione, eccetera, eccetera. C'è un ambito molto più ampio. Allora provate a pensare cosa vuol dire un insulto, una violazione alla dignità, che però sia limitata a quell'ambito lì. Allora se... è concettualmente impensabile questa cosa, e purtroppo però questo ostacolo ce l'abbiamo. Allora, ultimo suggerimento, la vicenda NH, ma già i precedenti, Ferina, eccetera, immagino la conosciate, ci aiuta però a stare attenti anche su questo punto, su quest'ultimo punto su quale concorso, e cioè distinguiamo bene, a mio avviso, la questione impedimento all'accesso al lavoro mediante il preannuncio di criteri discriminatori nell'assunzione. La Cassazione, la Corte di Giustizia, speriamo quando deciderà anche la Cassazione, ha collocato questa vicenda qui inizialmente nel vecchio schema, il vecchio ancora attuale, nello schema iniziale che vi dicevo prima della discriminazione. Quella frase, non assumerò dipendenti omosessuali, crea uno svantaggio di mercato, perché riduce l'opportunità della persona omosessuale, o nera o donna, cioè, di presentare domanda di assunzione. Come dice l'avvocato generale, la prima selezione avviene tra coloro che si presentano o non si presentano per una selezione. Allora, c'è, per questo tipo di partita non dobbiamo neanche scomodare la nozione di molestia, perché quando uno svantaggio ho elevato un ostacolo alla tua possibilità di muoverti liberamente sul mercato del lavoro e presentarti per ottenere una opportunità. L'altra partita è invece quella della molestia. Ora, le due cose, in realtà, e torno e concludo con quello, saltando qui in un argomento, con quello che dicevo, dal quale ero partito. Le due, nell'impostazione di un ricorso, le due questioni, la dichiarazione omofobica di uno che esercita anche un'attività imprenditoriale e la dichiarazione omofobica letta sotto il profilo dell'impedimento alla domanda di assunzione o dell'ostacolo frapposto alla domanda di assunzione, sono due percorsi logico-giuridici che possiamo tenere, che dobbiamo costruire nei ricorsi tenendo presente che sono parzialmente distinti e possono essere, a seconda della utilità anche di come vanno a procedere, possono essere costruiti anche autonomamente. Qualche volta potrà essere più rilevante l'uno, qualche volta potrà essere più. Dal punto di vista invece della prospettiva, però, è davvero finito, dobbiamo cercare davvero di far valere un concetto di il concetto che c'è anche in Filadelfia, di unificazione di queste due cose, perché come dice in un ottimo commento Francesco Rizzi che vedo lì, nel momento in cui io mi devo presentare al datore di lavoro omettendo la mia identità di persona omosessuale perché so già che NH non mi assumerà se non nascondo la mia identità omosessuale, in quel momento è già una violazione della dignità, è una violazione del diritto antidiscriminatorio che nasce non per rendere tutti uguali come soggetti indifferenti, ma per valorizzare le identità e garantire alle persone che quella identità non si trasformerà in uno svantaggio, si trasformerà in un tuo svantaggio. Allora, questa idea che è fondamentale del nostro ordinamento, dell'ordinamento dell'Unione, deve essere salvaguardata garantendo che non ci siano
né dichiarazioni che violano le regole del mercato e le opportunità del mercato, né dichiarazioni che nello stesso tempo costituiscono anche molestia ai sensi delle norme che vi abbiamo richiamato. Mi fermerei qua, mancava un argomento, ma sono già oltre i tempi. Grazie. Grazie, grazie per questa appassionantissima e appassionatissima relazione. Io passerei l'opportunità di un rapido scambio alle nostre precedenti relatrici, se hanno interesse a intervenire di nuovo. E nell'alternativa vi comunicherei intanto che invece di riprendere i lavori alle 16.30, li riprenderemo alle 16.40 in considerazione dello slittamento iniziale di qualche minuto. Quindi facciamo una brevissima pausa, rimaniamo se volete naturalmente collegati o prendiamo un caffè ciascuno. Purtroppo il webinar ci dà questa possibilità di farlo soltanto a distanza, ma è come se è solo rinviato, è solo un'occasione rinviata. Stefania, io approfitto soltanto per ringraziarti ovviamente della moderazione e del tuo aiuto, sempre costante. Buona pausa, ci vediamo tutti e tutte tra poco. Grazie a voi, grazie di questo onore, a più tardi. Buon pomeriggio a tutti e a tutte. Mi sentite? Sì, ti sì, perfetto. Prego virtualmente i relatori della seconda sessione del convegno affacciarsi alle rispettive telecamere. Nel frattempo passo la parola passo lo schermo all'hosting per la verifica di presenza. Nell'attesa che completiamo le registrazioni, io sono Mario Di Carlo, modero la seconda sessione e vorrei ringraziare anch'io le organizzatrici e gli organizzatori di questo convegno e ringraziarli dell'invito e ringraziare i relatori di questa seconda sessione per il loro contributo. Nella prima sessione abbiamo affrontato un lato alto della problematica dei discorsi d'odio, la sua analisi dal punto di vista linguistico, l'evoluzione del diritto antidiscriminatorio nella prospettiva, in una lettura prospettica verso repressione e il contrasto ai discorsi d'odio a contenuto homo, lesbo, bitransfobico e quindi i profili più concretamente rimediali e processuali infine. Nella seconda sessione ci concentreremo su un
profilo più immediato, ovvero quello di tre, in tre prospettive, quello dei rimedi e degli strumenti sostanzialmente diretti alla rimozione e al contrasto operativo dei discorsi d'odio online. Lo faremo in tre prospettive, appunto, dal punto di vista della Commissione europea e delle azioni di policy, oltre che quelle operative che mette in campo la Commissione, in particolare con riferimento ai discorsi d'odio online. Vedremo nella prospettiva tecnica taluni strumenti, rimedi e soluzioni operative anche di pratica concreta dal punto di vista professionale con il collega Micozzi, e infine vedremo l'azione dell'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, partendo nel nostro ragionamento dal regolamento in materia di rispetto della dignità umana e di contrasto all'hate speech, e da lì poi, a seconda di quanto tempo avremo, svilupperemo il nostro discorso. Il primo intervento è l'intervento della dottoressa Alessia Valentino, che è Policy Assistant presso il Dipartimento di Politiche per i Diritti Fondamentali della Direzione Generale per la Giustizia e i Consumatori della Commissione Europea. Lei ci parlerà delle politiche della Commissione Europea per contrastare i discorsi d'odio online verso le persone LGBT. Le chiedo di partire facendo un passo indietro, cioè raccontandoci un po' di che cosa si occupa la direzione generale e in particolare il suo dipartimento in relazione al tema di oggi, e poi di andare a raccontarci in particolare l'azione relativa al codice di condotta. Molto volentieri, grazie, buon pomeriggio a tutti e a tutte, è un piacere per me essere qui, ringrazio, mi aggiungo ai ringraziamenti per l'invito, è veramente un piacere essere qui, portare la voce della Commissione all'interno di questo dibattito che è stato interessantissimo fino a qui, spero continui a esserlo ora con questo mio intervento. E sì, per rispondere alla domanda, io in particolare lavoro all'interno della Direzione Giustizia e Consumatori della Commissione Europea, che è divisa in differenti direttorati, quello in cui lavoro io è quello per lo Stato di diritto e la tutela dei diritti fondamentali, la mia unità in particolare si occupa della Carta dei diritti fondamentali, quindi di assicurare il rispetto della Carta all'interno delle politiche delle istituzioni dell'Unione e nell'attività degli Stati membri quando implementano il diritto dell'Unione Europea. Per quanto riguarda in particolare l'attività che svolgiamo in materia di hate speech e di hate crime, siamo l'unità responsabile della decisione quadro del 2018-913 ci occupiamo di monitorare lo stato della sua trasposizione e implementazione a livello nazionale. Lavoriamo in stretto contatto ed è per questo che oggi parlo a voi a partire dalla decisione quadro, sebbene, come sappiamo e come diremo successivamente, la decisione quadro non copre tutti i motivi di odio, in particolare non copre l'orientamento sessuale, l'identità di genere e le caratteristiche ad essa correlate, perché le attività di policy che svolgiamo a livello della Commissione Europea, quindi sia all'interno della nostra unità, ma anche in stretto collaborazione con il direttorato che si occupa di non discriminazione, assolutamente copre anche questo motivo di odio e ci sono diversi collegamenti tra l'attività che noi svolgiamo e il tema che è oggetto della nostra discussione di oggi. Quindi
procedo con una breve presentazione di quelle che sono le nostre attività, quello che facciamo a livello dell'Unione Europea e mi soffermerei in prima battuta sull'attività, sul quadro normativo a disposizione, messo in essere nell'ambito della lotta ai discorsi d'odio e ai crimini d'odio. In seguito mi soffermerò brevemente su quella che è l'attività della Commissione per supportare gli Stati membri nell'attuazione di questi strumenti legislativi, in particolare della decisione quadro, e infine menzionerò i risultati ottenuti tramite il codice di condotta che è stato firmato dalle compagnie IT nel 2016 per contrastare il fenomeno dei discorsi d'odio online. Per quanto riguarda il primo punto, l'Unione Europea è, come ben sapete, intervenuta con una serie di atti legislativi a tutela dei comportamenti a tutela in caso di comportamento discriminatorio e soprattutto in materia di discorsi d'odio e crimini d'odio. C'è la legislazione in materia di parità di trattamento indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica. La Commissione Europea ha fatto una proposta che però è ancora ferma in Consiglio dal 2008 per estendere la portata di tale direttiva anche a motivi di discriminazione basati su religione, convenzioni personali, età, disabilità e orientamento sessuale. E poi ha adottato nel 2008 la decisione quadro contro alcune forme di espressioni razziste e xenofobe. In questo modo l'Unione ha stabilito uno standard minimo che costituisce una risposta comune a livello europeo per quanto riguarda i discorsi d'odio e i crimini legati all'odio. Come sapete, come ho detto prima, la razza, l'etnia e la religione sono incluse come motivo di motivazione di pregiudizio, non lo sono l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Questo significa che è lasciata agli Stati membri la possibilità di agire per combattere l'impunità degli autori di reato, delle aggressioni fisiche e verbali commesse sulla base dell'orientamento reale o percepito della vittima, dell'identità di genere o delle caratteristiche correlate, e altrettanto spetta agli Stati membri considerare un movente omofobico o transfobico una circostanza aggravante. Tuttavia, sebbene questo sia il quadro normativo a livello dell'Unione Europea, ad oggi 22 Stati membri hanno inserito all'interno delle loro leggi nazionali di trasposizione tra i motivi rilevanti anche i crimini basati su l'orientamento sessuale, prevalentemente l'orientamento sessuale. Chiaramente questo non è il caso dell'Italia, come sappiamo, come la discussione anche ci ha preceduto ha evidentemente mostrato, e per questo noi non possiamo fare altro che incoraggiare l'attività degli Stati membri affinché rafforzino il quadro normativo in questo senso, e per questo motivo è particolarmente benvenuta la proposta di legge che è in questo momento al vaglio. Tuttavia, come dicevo, da una parte l'Unione apprezza l'attività degli Stati membri che autonomamente hanno deciso di porre in essere una legislazione che va oltre quello che è richiesto dal testo della decisione quadro, dall'altra parte anche il legislatore dell'Unione sta allineando il proprio apparato normativo a quello che ci auguriamo facciano tutti gli Stati membri, cioè ad avere anche l'orientamento sessuale come grado di motivazione nell'ambito dei discorsi vietati. Per esempio, per quanto riguarda la modifica avvenuta nel 2018 della direttiva sui servizi di media audiovisivi, sostanzialmente il contenuto è stato allineato con la decisione quadro e gli Stati membri devono assicurare che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti a loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare il grande pubblico da programmi, video generati dagli utenti e comunicazioni commerciali e audiovisive che istighino alla violenza e all'odio nei confronti di un gruppo di persone o un membro di un gruppo sulla base di uno dei motivi di cui all'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali. Quindi, ovviamente include non solo l'orientamento sessuale, ma ogni ulteriore motivo. Tuttavia, sebbene la decisione quadro non faccia esplicito riferimento a questi motivi di odio, la Commissione Europea svolge tutta una serie di attività che si basano sulla decisione quadro e sono tese ad assicurare la sua implementazione, e lo fa sia
con riferimento ai motivi che sono esplicitamente previsti dalla decisione quadro, ma anche avendo riguardo a tutti i motivi d'odio, con l'inclusione anche di quelli che riguardano l'orientamento sessuale e l'identità di genere. È per questo che è particolarmente interessante, secondo me, menzionare l'attività che svolgiamo con gli stati membri e le organizzazioni della società civile nell'ambito del High Level Group che si occupa di lotta al razzismo, alla xenofobia e alle altre forme di intolleranza. Questo è un momento di incontro in cui la Commissione europea riunisce autorità nazionali, esperti nazionali e membri della società civile, in alcune sessioni anche rappresentanti delle compagnie IT, come vedremo successivamente, e promuove la discussione, lo scambio delle migliori pratiche e si prefigge come obiettivo quello di avere un'efficace attuazione delle leggi in materia di discorsi d'odio e crimini d'odio. Questo lavoro ha portato alla predisposizione di diversi strumenti pratici, sia in settori chiave come la formazione sui crimini motivati dall'odio, l'accesso alla giustizia, il sostegno e la protezione delle vittime e la registrazione dei dati in materia di discorsi e crimini motivati dall'odio. E abbiamo anche pubblicato una guida in materia di applicazione pratica della decisione quadro. Tutto questo è particolarmente rilevante anche in questo ambito, perché, come vi dicevo, tutte queste attività vengono svolte con riferimento a tutti i motivi di discriminazione o alla base dei discorsi o crimini d'odio. Per quanto riguarda in particolare l'attività che svolgiamo con gli stati membri, all'interno delle level group abbiamo creato 3 sottogruppi che all'interno dei quali partecipano gli esperti nazionali del tema, esperti nel tema specifico e le organizzazioni della società civile che collaborano in questo ambito, e i 3 sottogruppi si occupano di raccolta dati, di formazione delle forze di polizia e delle autorità statali e di sostegno alle vittime. In particolar modo il primo gruppo è gestito dall'AFRA, che è l'Agenzia per i diritti fondamentali, e si occupa di garantire un supporto agli stati membri per quanto riguarda la creazione di sistemi di raccolta dati in materia sia di discorsi che di crimini d'odio. Questo perché la mancanza di prove significa chiaramente mancanza di misure per assistere le vittime, difendere i loro diritti e proporre politiche e pratiche efficaci per pulire i colpevoli e mettere in atto misure di prevenzione. La carenza dei sistemi di raccolta è un dato di fatto e compromette la nostra capacità sia di comprendere i discorsi e i crimini d'odio, sia di capire qual è la loro portata e qual è il loro impatto e di confrontare quali sono le tendenze a livello dell'Unione Europea. Quindi il gruppo coordinato dalla FRA fornisce assistenza tecnica alle autorità nazionali per quanto riguarda la registrazione e la raccolta dei dati, ma non solo, agisce anche per cercare di promuovere l'attività di segnalazione da parte delle vittime. Questo lavoro è chiaramente strettamente legato a chi ci si trova davanti nel momento di una segnalazione o di una denuncia, ed è per questo che il secondo gruppo, che è invece guidato da SEPOL, che è l'Agenzia dell'Unione Europea per la Formazione delle Forze dell'Ordine, lavora esattamente su questo, quindi sulla formazione della polizia e delle autorità giudiziarie. Questo perché è cruciale che la polizia sia attrezzata per indagare efficacemente sui crimini d'odio, per scoprirne la motivazione e proteggere le vittime e indirizzarle verso un sostegno adeguato. Il terzo gruppo di lavoro riguarda il supporto delle vittime, gestito da ODIHR, che è l'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'OSCE, e mette insieme esperti nazionali che si occupano dei servizi di supporto delle vittime in tutti i settori e gli esperti che invece lavorano nell'ambito del sistema giudiziario penale. Quindi l'idea è di
identificare quali sono i bisogni delle vittime e di lavorare perché ci siano negli Stati membri strutture adeguate a garantire il supporto e evitare la cosiddetta seconda vittimizzazione. È importante sottolineare che tutte le organizzazioni della società civile, che tra le organizzazioni della società civile che fanno parte di questi sottogruppi, ci sono numerose organizzazioni della società civile che si occupano di diritti delle persone LGBTI+, e proprio per questo motivo, proprio per il motivo che vi ho detto prima, cioè quello per cui nella stragrande maggioranza degli stati, o comunque nella maggioranza degli stati, la decisione quadro è stata trasposta anche coprendo questo ulteriore motivo, se, per quanto non esplicitamente previsto dalla decisione in sé. L'ultimo punto che vorrei toccare e che diciamo rende la nostra attività probabilmente un pochino più concreta e meno astratta, anche se devo dire che le riunioni di questi gruppi di lavoro sono particolarmente concrete e quindi si entra davvero nel dettaglio delle policy e delle procedure a livello nazionale, è quello che riguarda il codice di condotta che è stato firmato dalle compagnie IT nel 2016. Farei una veloce presentazione. Puoi già condividere lo schermo, hai uno share screen, eccetera. Uh-huh. Voilà. Ok. Il codice di condotta è stato firmato nel 2016 da Facebook, Microsoft, Twitter e YouTube ed è uno strumento volontario. Questo perché? Perché mentre le forme che di discorso d'odio che sono previste dalla decisione quadro riguardano solo i contenuti illegali che incitano all'odio e alla violenza, la decisione ha deciso di agire per coprire una qualità, diciamo, dei discorsi più ampia. Ed è per questo che è stato firmato il codice di condotta, che da una parte si propone, questo è lungo, ma semplicemente per dire che da una parte il codice di condotta richiede che le compagnie informatiche pongano in essere delle procedure chiare ed efficaci per esaminare le segnalazioni che ricevono per quanto riguarda le hate speech nell'ambito delle loro piattaforme e, se necessario, alla fine dell'assessment, alla rimozione di tali contenuti. In particolare il codice richiede che qualora il discorso venga riconosciuto come illegal hate speech venga rimosso entro 24 ore e poi richiede un altro tipo di attività alle compagnie IT che riguarda appunto la costruzione di narrative alternative, un'attività di educazione e sensibilizzazione dei propri utenti in materia di contenuti non autorizzati. Sicuramente sottolinea l'importanza di fornire un feedback al segnalatore e riguarda l'attività che viene fatta primariamente dalle compagnie IT. La seconda parte, il secondo pilastro del codice di condotta riguarda la creazione di uno spazio di collaborazione. Quindi abbiamo messo insieme autorità nazionali, organizzazioni della società civile e compagnie IT, creando delle occasioni di dialogo tra questi tre attori in modo da promuovere partenariati non solo nell'ambito, non solo finalizzati alla rimozione del contenuto, ma anche in settori come la sensibilizzazione e l'educazione. Il codice di condotta ha fatto fare grandi progressi nella rimozione dei discorsi d'odio online e nel 2017, con l'aiuto delle ONG di tutta Europa, abbiamo iniziato a monitorare gli impegni delle aziende informatiche in modo che il codice non rimanesse una mera dichiarazione di intenti. Quindi
abbiamo sviluppato una metodologia per monitorare la rimozione dei contenuti di hate speech nell'ambito delle piattaforme che hanno firmatarie del codice di condotta. L'ultimo monitoraggio è del 2019, diciamo, ha riguardato un periodo di 6 settimane nell'ambito, alla fine del 2019, abbiamo ricevuto notifiche, 4.300 notifiche, e diciamo che hanno notifiche che hanno riguardato contenuti di hate speech riconosciuti vietati dalle legislazioni nazionali di ciascuno Stato membro che traspongono la decisione quadro. Queste notifiche sono state segnalate, sono state attuate sia da utilizzatori comuni, sia da ONG o autorità o enti nazionali che si occupano esattamente di questo, come la dottoressa Canevari diceva all'inizio di questo pomeriggio. Per quanto riguarda i risultati, potete vedere che rispetto a una media iniziale nel 2016 di rimozione dei contenuti che si aggirava attorno al 28-30%, adesso siamo attorno all'incirca al 70%. Dato ancora più interessante, come vedete alcune compagnie si sono aggiunte successivamente, per quello non ci sono dati di monitoraggio precedenti, Instagram, Jovideo e recentemente questo mese si è aggiunto anche TikTok, quindi chiaramente il monitoraggio copre chi era presente in quel dato momento. Dicevo, dato ancora più interessante riguarda l'incremento percentuale delle rimozioni avvenute entro le 24 ore, quindi in linea con quello che chiede il codice di condotta, adesso all'incirca il 90% del contenuto è rimosso entro 24 ore. Questa slide ci mostra i motivi d'odio e ebbene affermare subito che i grounds dell'hate speech che vengono evidenziati in ogni monitoraggio dipende dal tipo di organizzazioni della società civile che fanno le segnalazioni. In questo caso, non che questo rende il dato meno significativo, ma questo è perché è giusto che il monitoraggio sia spiegato sulla base della sua metodologia. Quindi, in questo caso, e quindi nell'ultimo monitoraggio, abbiamo notato che i tre maggiori motivi alla base del discorso d'odio sono stati l'orientamento sessuale, la xenofobia, che nella nostra definizione, nelle nostre istruzioni per i segnalatori, include anche l'odio contro gli immigrati, e l'antiziganesimo. Chiaramente, come queste informazioni variano, ma sono un dato indicativo particolarmente rilevante. Da ultimo, può essere interessante notare la differenza tra i contenuti che vengono rimossi quando segnalati da un utilizzatore comune e la percentuale di contenuti che vengono rimossi quando segnalati da un trusted flaggers. E effettivamente, ultimamente, questa differenza si è incrementata e per quanto riguarda le modalità con le quali noi cerchiamo di capire quanto vengano rimossi i contenuti quando segnalati da un utente comune, quanto invece vengano rimossi nel caso di segnalazione da parte delle ONG, questa slide è complicata, ma il messaggio è semplicemente quello di far vedere come nell'ambito della nostra metodologia i trusted flaggers non segnalino solamente il contenuto di hate speech, segnalandolo come organizzazione della società civile, lo segnalano anche e magari in precedenza come utilizzatore comune per vedere la differenza. Quindi in alcuni casi la segnalazione dell'utilizzatore comune non è rimossa e se il medesimo contenuto è invece poi successivamente segnalato
da un'organizzazione della società civile, in questo caso il contenuto viene più rapidamente eliminato. Questo semplicemente per dire che c'è ancora molto lavoro da fare con le compagnie di IT, sebbene effettivamente l'attività che è stata svolta fino adesso ha portato a dei grandi risultati. Sono molto in ritardo, do tre piccoli spunti per il futuro che se posso. Vai. Posso o li lascio? Hai ancora 5 minuti se vuoi, ma altrimenti li teniamo per il secondo giro. Posso parlare più lentamente? No, benissimo. dicevo, questa è l'attività che viene svolta, che parte da un quadro legislativo, insomma, un po' azzoppato, ma con l'attività di policy punta a, insomma, una piena equiparazione di tutti i motivi di discriminazione e soprattutto si basa sull'applicazione pratica e sul coinvolgimento di tutti gli attori rilevanti in materia, quindi autorità nazionali, ma soprattutto organizzazioni della società civile e compagnie IT. Dicevo, uno sguardo al futuro che prende le mosse dal discorso sullo Stato dell'Unione che ha recentemente pronunciato la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen. Innanzitutto, l'approvazione entro la fine di quest'anno di una LGBTI Plus Equality Strategy da parte della Commissione europea, che prende le mosse da un lavoro duraturo da parte della Direzione per la Non Discriminazione e che si basa su i risultati del sondaggio Eurobarometro che ogni anno viene condotto su più di 30.000 cittadini dell'Unione e che per quanto riguarda in particolar modo la riduzione dei discorsi ai crimini d'odio, si prefigge come obiettivo quello di lavorare in particolar modo per far aumentare le segnalazioni e che dall'altra parte promuoverà diciamo l'adozione di legislazioni a livello nazionale che comprendano tutti i grounds di discrimination. A questo punto è legato un altro obiettivo che si è prefissa la Presidente della Commissione, che è quello di estendere l'elenco dei reati dell'Unione Europea a tutte le forme di crimini motivati dall'odio ed incitamento all'odio, quindi andando a coprire anche i motivi che rilevano qui. E per quanto riguarda invece l'attività nei confronti delle compagnie IT, in particolar modo, la Commissione intende affrontare queste questioni e in particolar modo le questioni della responsabilità delle piattaforme nell'ambito della direttiva sui servizi digitali, che è al momento in discussione, al momento allo stadio di consultazione pubblica, ma che si pone come obiettivo appunto quello di migliorare le norme in materia di responsabilità e sicurezza delle piattaforme online, di rafforzare la protezione degli utenti nell'ambiente online, garantendo che i prodotti e i contenuti illegali offline siano trattati in modo appropriato quando diffusi online. Chiaramente tutta la nostra esperienza elaborata nell'ambito dell'implementazione del codice di condotta, che è tuttora uno strumento volontario, verrà portata nell'ambito dei lavori che porteranno, speriamo, all'adozione di della nuova direttiva sui servizi digitali. Forse meno di 5 minuti. Ma siamo perfetti, perché così recuperiamo anche qualcuno dei minuti di ritardo iniziale. Grazie tantissimo Alessia. Poi se riusciamo facciamo un secondo giro e se ci sono anche delle domande proviamo a dare risposte. Il codice di condotta degli operatori di cui ci hai parlato è stato, come dire, un rimedio coordinato e volontario che la Commissione ha messo in campo e che agevola l'azione, soprattutto a livello cross-border, cosa che inizialmente era particolarmente complessa, e che è uno degli elementi di difficoltà dal punto di vista dell'implementazione concreta, ma non l'unico,
e su quali siano gli altri elementi di complessità dello spazio virtuale e del contrasto al discorso d'odio nello spazio virtuale ci parla Francesco Paolo Micozzi, che non vedo, meglio, non sento. Adesso dovresti sentirmi. Eccoti. Eccomi. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Grazie al collega Mario Di Carlo per la moderazione di questa sessione. Voglio ringraziare anzitutto tutti gli organizzatori di questo bellissimo evento, in particolare, in primis, voglio iniziare con il presidente Vincenzo Miri, che ringrazio per l'invito, ma anche i colleghi e la collega Patrizia Fiore, il collega Stefano Chinotti, insomma, tutta il vecchio ufficio studi, tra virgolette, della che ha organizzato appunto questo evento. Io voglio provare a condividere delle slide, vediamo se ci riesco. Sei abilitato, vai. Sono abilitato, ne ho la facoltà. Allora, vediamo un attimo se me lo fa condividere, se parte. Non so se riuscite a vederlo, penso di no. Vediamo, sì. Ti confermo. Vediamo un po'. Sì, però lo vedete invertito. Dovreste vedere questo invece. Allora, vediamo un attimo. Io leggo un "speriamo che si torni presto in presenza". Sì, quello è un augurio. Allora, vediamo un attimo. Voi vedete lo schermo intero o due schermi? Vediamo due slide, diapositiva attuale 1 di 65 e successiva 2 di okay. 65. Adesso dovreste vederne una sola? Adesso una sola, sì. Vediamo correttamente. Ok, così va bene. Allora, inizio perché ho un po' di materiale, quindi voglio evitare di rubare tempo, non mi presento, risparmiamo un po' di tempo da questo punto di vista, poi se la presentazione sarà utile magari avrete interesse a sapere chi sono, se la presentazione sarà inutile avrò la fortuna che voi non sappiate chi sono io. Quindi io sono Francesco Paolo Micozzi, vi dico solo questo, sono un avvocato, sono professore a contratto all'Università di Perugia nella materia di informatica giuridica. Voglio affrontare alcuni approfondimenti che mi sono stati suggeriti sia dal titolo ma anche dagli organizzatori di questo evento e in particolare quegli aspetti tecnici che sono già stati introdotti dalla collega Alessia Valentino sul tema degli accordi tra gli operatori, dei codici di condotta, ma molto spesso chi pubblica dei contenuti online non è un operatore e non si accorda con nessuno per la rimozione dei contenuti. E quindi bisogna capire in che modo determinati contenuti online che possono essere ovviamente indice di homo, lesbo, bi, transfobia, possano essere rimossi e se possano essere rimossi, perché non è neanche detto che tutti i contenuti di questo genere possano essere effettivamente rimossi. Vediamo di che cosa dobbiamo parlare. Facciamo prima una brevissima premessa. La premessa che vi voglio fare parte da una frase di quasi 20 anni fa di John Gilmour della Electronic Frontier Foundation, che dice che sostanzialmente l'internet è regolato essenzialmente dalle regole di routing, cioè tutte le regole, tutte le sovrastrutture normative che noi possiamo aggiungere per cercare di regolamentare il modo in cui internet funziona, difficilmente potrebbero funzionare se non c'è un accordo, appunto come quelli di cui parlava la collega Valentino poco fa,
anche perché ci sono delle tecniche particolari per cui determinati contenuti possono essere nascosti o resi irraggiungibili o resi immodificabili o cancellabili nella rete internet. Questa frase dice sostanzialmente la rete tratta la censura come un qualsiasi bug di funzionamento, quindi non fa altro che scavalcarla, ci passa attorno. È una frase che è passata, ci ha raggiunto, ha superato tutti questi anni indenne, perché per gli informatici l'unica regola di internet sono le regole di routing. Questo per esasperare un po' il concetto che vi voglio andare ad affrontare. Perché? Perché nella rete, poi dobbiamo capire come funziona la rete, io qua simbolicamente vi ho messo una ragnatela, dei nodi collegati alla rete internet su un mappamondo, che sostanzialmente è il nome della tripla W, World Wide Web, è una ragnatela intorno al mondo, proprio perché unendo quei puntini, quei nodi di connessione alla rete internet sparsi in giro per il mondo, andremo a disegnare una sorta di ipotetica ragnatela. Oltretutto, su questa definizione poi anche gli stessi motori di ricerca ci giocano, perché il software che i motori di ricerca utilizzano per indicizzare i contenuti che si trovano sulla rete vengono chiamati spider, quindi il ragno che va su questa ragnatela telematica in giro per il mondo a raccogliere dei contenuti. Quindi quali sono gli elementi in base ai quali può essere difficoltoso, o quali sono le problematiche che dobbiamo considerare quando andiamo a parlare di rimozione di contenuti dal web? Innanzitutto che sul web non tutti i sistemi informatici sono identici, non tutti i servizi offerti sono identici, ne hanno le stesse versioni. Non in tutti i paesi la regolamentazione dell'accesso alla rete internet, anche della stessa censura, pensiamo a paesi diversamente democratici come la Cina, in cui sostanzialmente tutto passa sotto il filtro governativo, anche tramite un'applicazione che sembra il non plus ultra delle applicazioni, il WeChat, che è una sorta di Twitter, Facebook, Instagram, tutto in uno, all in one, che poi serve più che altro a controllare ciò che viene detto. E poi vedremo anche dal punto di vista del contrasto, parlo appunto di contrasto governativo a manifestazioni omosessuali, o anche la stessa pubblicazione di immagini con due persone dello stesso sesso che si baciano, vediamo che ci sono degli accordi, ecco, vedete questi accordi paralleli con dei gestori di piattaforme social. Pensiamo all'ultima piattaforma che è stata citata proprio dalla collega Valentino poco fa, TikTok. TikTok ha fatto un accordo, l'ha fatto qualche giorno fa, ma fino all'anno scorso TikTok aveva dei filtri con delle sorte di hashtag a seconda del paese per bloccare l'immagine, ad esempio, di due persone dello stesso sesso che si baciano. E quindi vedremo che ci sono anche degli accordi a livello locale per creare delle sorte di internet a macchia di leopardo, diciamo, dove le libertà non sono viste sempre allo stesso modo. Poi faremo anche qualche altro cenno. Poi vi sono anche differenti normative che dobbiamo considerare e che possono creare un problema, diciamo, abbastanza complesso nella rimozione dei contenuti. Pensiamo anche soltanto alla collaborazione internazionale tra autorità giudiziarie. Quest'anno, all'inizio dell'anno, facevo una lezione alla Scuola Superiore della Magistratura sulla ripetibilità o irripetibilità delle acquisizioni in internet, quindi come acquisire dei supporti probatori sulla rete internet, e dei pubblici ministeri mi confessavano la difficoltà a ottenere dalle autorità giudiziarie. Sì, mi spiace. Questo comunque sei fatto con me. Io non è nervoso. Scusate, chiedo all'host. Perché è vero che ti ha trattato male, ma ti è stato lieto. Che ci ha. Grazie. Ha mutato tutti. Certo, a te, Francesco. Dicevo,
Dicevo, questa differente ambito normativo internazionale che porta anche questi pubblici ministeri che mi dicevano noi abbiamo difficoltà a richiedere la rimozione dei contenuti ai nostri omologhi che si trovano in altri paesi dove nemmeno ci rispondono. Noi abbiamo voglia di parlare di rogative, di rogatorie internazionali, di acquisizione della prova. Abbiamo un regolamento, una direttiva europea proprio sull'acquisizione della e-evidence che è in corso a Bruxelles di stesura, ma sostanzialmente tra il dire e il fare, tra il legiferare e il fare, c'è spesso il mare. Quindi altri contenuti e la rimozione. Quali sono gli ulteriori profili? Gli ulteriori profili sono legati al fatto che ciò che noi pensiamo sia su internet è ciò che noi riusciamo a raggiungere con i motori di ricerca. In realtà ciò che noi riusciamo a raggiungere col motore di ricerca normalmente non è internet, è il web, cioè tutti quei contenuti che noi possiamo visualizzare attraverso i nostri browser. Quindi non dobbiamo confondere il web con internet. Internet è molto di più, c'è tanto di più rispetto a quello che noi possiamo recuperare attraverso una ricerca sui motori di ricerca. E consideriamo che ciò che noi recuperiamo con una ricerca su tutti i motori di ricerca generalisti è circa il 4% dei contenuti che stanno su internet, su internet. Oltre a questi contenuti, noi ne potremmo avere altri che si trovano nel deep web. Cos'è il deep web? Il deep web è ciò che non è indicizzato dai motori di ricerca, che non significa necessariamente che siano dei contenuti illeciti, ma in ipotesi, se voi andate sul sito del vostro comune, per fare un esempio, o sul sito del vostro quotidiano preferito, e al termine dell'indirizzo web, ad esempio corriere.it, mettete uno slash e poi scrivete robots.txt, voi andate su un file di testo che è un file dedicato agli spider dei motori di ricerca, in cui gli si può dire magari che determinati contenuti che si trovano in quel sito web non devono essere indicizzati. Per intenderci, talmente non è un qualcosa di illecito ciò che sta nel deep web, che tutte gli albi online delle nostre pubbliche amministrazioni dovrebbero stare nel deep web, perché il Garante per la protezione dei dati personali nel 2014, con un provvedimento indirizzato alle pubbliche amministrazioni, ha espressamente previsto che i contenuti, a differenza dall'amministrazione trasparente in cui lì per legge deve essere indicizzabile dai motori di ricerca, i contenuti dell'albo online non devono essere indicizzabili dai motori di ricerca. Non faccio in tempo a parlare di questa differenza, però fidatevi, è così. Il provvedimento del 2014 si trova online. Il perché diciamo che è anche intuitivo, nel senso che mentre con l'amministrazione trasparente si vuole raggiungere quanti più destinatari possibili per creare trasparenza, la finalità di quella diffusione di dati personali è la trasparenza, nella pubblicazione in albo online la finalità non è la trasparenza, ma magari dare una efficacia giuridica, integrare dell'efficacia un determinato provvedimento che fino alla pubblicazione non avrebbe quell'efficacia. E quindi il garante dice è sufficiente che sia visibile su quel sito internet, non è necessario che sia visibile a tutti gli utenti del mondo, così come accadeva con l'albo pretorio tradizionale cartaceo. Poi abbiamo il dark web, che è diciamo un web ancora più profondo, in cui i contenuti possono essere memorizzati in hard disk nascosti o ospitati da hidden services, cioè servizi nascosti magari attraverso la rete Tor. E faccio una breve premessa: tutti gli strumenti di cui parlo, anche quelli utilizzati per finalità criminali, io non li considero mai in re ipsa degli strumenti del male. Gli strumenti informatici sono sempre strumenti neutri, così come la rete Tor. Considerate che la rete Tor è stata utilizzata nel periodo della primavera araba per consentire a tantissime persone di manifestare e di mostrare a noi tutti occidentali quello che lì stava accadendo. Quindi quello stesso strumento che può essere utilizzato dai pedofili per scambiare dei contenuti, abbiamo capito quali, può essere utilizzato anche per garantire a determinati soggetti che si trovano anche, ad esempio, in Cina. In Cina viene utilizzato Tor, e se noi guardiamo l'utilizzo di Tor, che è una
Onion, diciamo che è una rete particolare, poi vi do i riferimenti, una rete particolare che consente, tra virgolette, di cancellare le tracce del nodo originario di partenza, quindi facendo un rimbalzo tra vari nodi che non tengono traccia delle informazioni del nodo precedente, riusciamo a uscire sul determinato contenuto senza mostrare il nostro reale indirizzo IP. Quali sono i problemi? I problemi che sono che su online si trova tanta roba, si può trovare tanta roba. Un altro dei problemi è se noi avessimo una legge che ci dice che un determinato contenuto deve essere rimosso, il nostro problema è: ma chi decide che cosa deve essere rimosso? Chi decide cosa è giusto e cosa è sbagliato rimuovere? Perché se noi capitassimo in un ordinamento non particolarmente friendly per l'ambiente LGBT, allora potremmo in questo caso trovarci a essere censurati noi perché quel contenuto non va bene a chi ha la potenzialità di decidere cosa rimuovere. In che modo si può rimuovere? Lo vedremo subito. È sempre possibile rimuovere i contenuti? Purtroppo no, e vedremo che ci sono alcune ipotesi in cui i contenuti possono non essere rimossi. Ci sarà anche un cenno sulla normativa europea in materia di protezione dei dati personali che ci aiuta a comprendere meglio anche perché alcuni dati a partire dagli anni 50 si sono chiamati sensibili. Perché si è visto che determinate categorie di soggetti che finivano nei campi di concentramento ci finivano perché l'autorità governativa sapeva che quel determinato soggetto professava la religione ebraica o che magari quel determinato soggetto era un omosessuale. E quindi a un certo punto negli anni 50 ci si chiede: ma se avessimo protetto meglio quelle informazioni, e quindi tizio è omosessuale o tizio è di religione ebraica, si sarebbe potuto salvare. E quindi la sensibilità delle informazioni è legato proprio a questo, al rischio a cui è esposto un soggetto per il fatto che si sappia cosa fa sotto le lenzuola, un qualcosa che invece l'ordinamento normalmente non dovrebbe sapere. Ci sono dei report a livello internazionale che ci dicono che l'esposizione alla discriminazione e all'hate speech da parte di soggetti, di persone appartenenti alle categorie LGBT più o plus, come vogliamo dire, sono circa un quarto, secondo me sono di più, considera un quarto solo perché si dice che i più colpiti sono i giovani e quelli più esposti in rete, quelli che hanno dei profili social. Vedete chi censura cosa? A un certo punto quest'anno vi sarete accorti che Twitter ha iniziato a censurare le fake news di Trump e Trump si è risentito e dice: ma questa è censura, non dovete censurarmi. Allora sapete che vi dico? Quella legge sulla decenza delle comunicazioni del 1996 non è stata fatta per darvi la libertà di decidere chi o cosa potesse essere diffuso in rete, quindi lo modificheremo. Quindi c'è negli Stati Uniti, a partire dal maggio di quest'anno, un iter per modificare le norme che sono analoghe a quelle che in Europa sarebbero rappresentate dalla direttiva 2031 CE. Sul commercio elettronico, che è stata recepita in Italia con il decreto legislativo 70 del 2003, che viene largamente utilizzata anche per la rimozione dei contenuti online. Il primo caso in Italia a livello penale è un caso di cui mi sono occupato io, siamo arrivati due volte fino alla Corte di Cassazione per un semplice, tra virgolette, sequestro reale di un sito web. In cui sostanzialmente la Corte di Cassazione dice il sequestro mediante oscuramento, vi farò un cenno dopo, è soltanto una modalità esecutiva di un sequestro e quindi è ammissibile, non viene violato il numerus clausus delle misure cautelari reali.
Abbiamo anche dei disegni di legge, abbiamo avuto un disegno di legge in Italia che si è sostanzialmente fermato dal 2017, il DDL Gambaro, che è, diciamo che anche dal punto di vista della tecnica normativa, legislativa, lascia un po' a desiderare, solo era comprensibile la carenza di tecnica legislativa, anche perché voi trovavate una norma penale incriminatrice in cui si diceva è punito con l'ammenda fino a o con la reclusione. Già questo un penalista lo fa saltare sulla sedia, perché non si capisce se è una contravvenzione o un delitto. È punito con l'ammenda ma anche con la reclusione. Quindi stiamo attenti anche sulle varie proposte normative, che spesso potrebbero essere utilizzate in senso liberticida. A contrario, in molti paesi, il professor Ziccardi dell'Università di Milano ha scritto un libro che si chiama L'odio online, in cui ha parlato, ha trattato di alcuni testi normativi che una volta applicati sono stati utilizzati per reprimere la libertà di espressione di minoranze. Quindi anche da questo punto di vista ciò che potrebbe sembrare buono contro l'hate speech o contro le fake news in realtà potrebbe nascondere un rischio, e questo lo dice lo stesso Parlamento europeo in una risoluzione di qualche anno fa. Andando Francesco, avanti, perdonami, mi avevi chiesto di avvisarti a meno 5 minuti, mancano 5 minuti. Ok, cerco di. Eventualmente, Mario, se possiamo patteggiare questa cosa, io patteggerei eventualmente la mia replica successiva accorpandola e rinunciandovi, se è possibile. Altrimenti mi fermerò tra 5 minuti. Parlo della rimozione. Devo dare necessariamente degli spot. Sì. Ok, devo dare degli spot. La rimozione è uguale censura? No, non è detto che la rimozione sia censura. La censura si riferisce a una rimozione generalizzata e indistinta e non alla rimozione del singolo contenuto. Come può essere rimosso un contenuto da internet? Abbiamo quattro diverse soluzioni. O lo rimuove chi lo ha inserito, o lo rimuove la piattaforma tramite anche dei codici di condotta, come quelli di cui parlava la collega Valentino prima, o è rimosso a seguito dell'intervento dell'autorità giudiziaria, o può essere rimosso anche a seguito dell'intervento del garante privacy. Per quanto riguarda la prima delle soluzioni, noi abbiamo un germe di incitazione alla autorimozione, pena, sanzioni elevatissime, anche nell'articolo 2 della legge 71 del 2017 in tema di cyberbullismo. Quindi da questo punto di vista abbiamo già un elemento. Possiamo anche avere un altro elemento nella rimozione da parte delle piattaforme, e le modalità per rimuovere determinati contenuti li trovate nei terms of service delle piattaforme, che poi possono essere integrati anche dagli contenuti dei codici di condotta che vengono via via sottoscritti. E quindi abbiamo esempi come Instagram, che ci dà dei riferimenti in cui determinati contenuti, come quelli di incitamento all'odio o che rappresentino delle minacce per l'identità di genere, per l'orientamento sessuale, per l'affiliazione religiosa, possono, una volta segnalati alla piattaforma, portare alla rimozione del contenuto e anche alla disattivazione dell'account. Quindi abbiamo nei terms of service di Twitter queste indicazioni. Anche Facebook ha sostanzialmente dei contenuti simili, poi le slide ve le metterò a disposizione, se vi interessa ci sono i link dove potete vedere tutti i vari contenuti. E questi terms of service sono interessanti perché già la nostra giurisprudenza in casi come quello che ha portato una ragazza al suicidio dopo un caso di revenge porn, o come quello delle pubblicazioni di Casa Pound o di Forza Nuova, abbiamo due provvedimenti, abbiamo i riferimenti, hanno portato il nostro giudice a valutare come debbano essere intesi queste condizioni generali di contratto che noi andiamo a sottoscrivere quando attiviamo un account su un social network. Queste sono le sentenze, non ci possiamo soffermare, vi dico solo che in quella del Tribunale di Roma del dicembre dell'anno scorso si dice sostanzialmente che i termini di utilizzo delle piattaforme devono essere letti in uno con il rispetto dei principi costituzionali e ordinamentali, e con questo provvedimento il Tribunale di Roma dice sostanzialmente
che non era rimasto dimostrato una violazione di principi costituzionali da parte di Casa Pound e quindi ordinava a Facebook di rimettere online la pagina di Casa Pound. Quest'altro provvedimento invece elimina determinati contenuti dalla pagina di Forza Nuova. Questo è il riferimento che vi facevo prima a TikTok, che blocca determinati contenuti pro LGBT che poi quindi sono stati ammessi di recente, dice sì, in certi paesi come in Russia e in Arabia il termine gay lo filtravamo, oppure sono una lesbica o sono un gay in Russia lo filtravamo, o transgender in Arabia lo filtravamo. Ancora, il contenuto può essere rimosso a seguito dell'intervento dell'autorità giudiziaria. Vi dico soltanto che vi sono sostanzialmente due modalità attraverso cui l'autorità giudiziaria può rimuovere: o con il sequestro dei contenuti dai siti web, vado veloce, non posso parlare delle modalità, poi eventualmente se il presidente e amico Vincenzo Miri vorrà, potremmo organizzare nell'incontro in presenza un approfondimento legato alle modalità tecniche di rimozione dei contenuti mediante sequestro o mediante oscuramento. L'oscuramento viene applicato in Italia grazie in virtù dell'applicazione del decreto legislativo 70 del 2003. Non ci fermiamo su questi contenuti, voglio solo darvi le ultime informazioni, se ho qualche secondo ancora. Non cerco di mandare il più velocemente possibile le animazioni. Queste sono le sentenze, quella che vi dicevo prima del 2009, che poi è stata comunque confermata 10 anni dopo, nel 2019, in cui si dice sostanzialmente che il sequestro mediante oscuramento è ammesso dal nostro ordinamento. Poi abbiamo anche un provvedimento della... Io però devo chiederti di andare alle conclusioni. Perché va bene, vado alle conclusioni. Contenuto che viene rimosso a seguito dell'intervento del garante, vado a concludere. Vi sono dei casi in cui, vi dicevo, la rimozione può essere difficoltosa e sono questi che vi mostro qua, si parla anche di blockchain. Altre soluzioni le potremmo ipotizzare. Io posso soltanto ringraziarvi per l'attenzione e rimandando, sperando di avere lasciato almeno qualcosa di utile, almeno nei riferimenti. Le slide le metterò a disposizione. Grazie. Grazie Francesco e grazie per metterci a disposizione le slide. La parte che non ci hai potuto illustrare sembrava altrettanto interessante della prima del tuo intervento. Io mi scuso con te per non averti presentato, ma non vedendoti all'inizio ero in apprensione. Francesco Paolo Micozzi è avvocato del Foro di Cagliari, partner dello studio legale Arrei e docente a contratto di informatica giuridica all'Università di Perugia. Passo immediatamente invece la parola alla dottoressa Benedetta Liberatore, direttrice della Direzione Contenuti Audiovisivi dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, scusandomi per una riduzione del suo tempo, ma chiedendo a tutti la pazienza di sforare di qualche minuto rispetto all'orario di chiusura. Ecco, mi sentite? A lei, dottoressa. Sì, la sentiamo. Perfetto, no, perché le cuffie che non funzionano. E allora, buonasera a tutti, e ci tengo innanzitutto a ringraziare gli organizzatori per l'opportunità di intervenire. Abbiamo sentito interventi molto interessanti da parte di tutti i relatori. Io a questo punto, visto anche già gli spunti emersi, vorrei appunto focalizzarmi e insomma fare un focus su quello che è il ruolo dell'Autorità per le Garanzie delle Comunicazioni nel contrasto ad ogni forma di hate speech e di discriminazione. Faccio una breve premessa sul ruolo dell'autorità. Dottoressa, mi scusi se la interrompo, non la vediamo. Ah, io vediamo tutto nero. Io il video ce l'ho attivo, mi risulta. Adesso? Neppure.
Il video è attivo, ma c'è qualcosa davanti alla telecamera. Eccolo. Mi vede? Eccoci. Si vede. Grazie. Grazie a lei. Dunque, stavo dicendo, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, un'autorità amministrativa indipendente che ha poteri di regolazione, vigilanza e sanzionatori nel settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media audiovisivi e radiofonici. Faccio questa premessa per precisare appunto che il ruolo dell'autorità è nell'alveo del perimetro che viene segnato dal legislatore, e questo nella materia che trattiamo oggi è particolarmente rilevante per capire appunto i limiti dell'intervento dell'autorità rispetto non solo ai fornitori di servizi media, quindi diciamo le emittenti televisive, ma soprattutto per quanto riguarda le piattaforme online e il mondo internet, che come abbiamo visto dai vari interventi che mi hanno preceduto è chiaramente lo strumento attraverso il quale si diffondono contenuti potenzialmente appunto discriminatori e più a rischio. Ora, per quanto riguarda appunto i fornitori, io mi occupo dei contenuti audiovisivi e quindi tutta quella che è l'attività di regolazione e vigilanza sui fornitori di servizi media. L'ambito normativo di riferimento è dato dal testo unico con il quale poi è stata recepita la direttiva europea sul settore televisivo, l'ultima del 2010, la nuova direttiva del 2018 è in corso di recepimento, ci arriveremo dopo perché contiene spunti interessanti anche in questa materia. Ora, tra i principi fondamentali che assistono appunto i servizi media in Italia, come elencati nell'articolo 3 del testo unico, c'è anche appunto l'obbligo per tutti i fornitori di servizi media di diffondere contenuti nel rispetto chiaramente della dignità umana, come appunto un diritto fondamentale, ma soprattutto l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto della libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione della salute, dell'armonia, e nel rispetto chiaramente appunto evitando ogni forma di discriminazione che può essere fondata appunto sull'orientamento religioso, sul sesso, su diversità etniche. Questa è una disposizione più specifica appunto sulla tutela della dignità umana è sempre contenuta nel testo unico. E la cosa importante da rilevare è che si tratta di affermazioni di principi non assistiti da un presidio sanzionatorio specifico. Questa è la ragione per la quale l'autorità si è sempre ha sempre svolto un ruolo a tutela appunto della dignità umana, che proprio per la missione di cui è investita deve essere in qualche modo bilanciato con la libertà di espressione, il right to free speech, e quindi da una parte appunto la libertà di espressione, la libertà editoriale rivendicata dalle emittenti, dall'altra l'esigenza, quindi l'esigenza di bilanciarla con la tutela della dignità umana. Nel tempo appunto l'autorità è intervenuta in materia attraverso atti di indirizzo o di richiamo rivolti a tutte le emittenti. Questo già nel 2016, adesso poi vi darò esattamente il riferimento dei provvedimenti. Negli ultimi anni chiaramente si è assistito progressivamente però all'emergere di forme di discriminazione, di rappresentazione anche di fatti di cronaca con potenzialità discriminatorie, circostanza che ha indotto l'autorità chiaramente ad assumere provvedimenti anche più pregnanti, più importanti, ed è per questo che siamo arrivati poi nel 2019 all'adozione di un regolamento in materia di speech. Non mi soffermo su quello che è il contesto europeo, perché già la dottoressa Valentino è intervenuta prima, tra l'altro anche la Commissione europea con la strategia del mercato unico digitale ha individuato le speech come uno dei pilastri. Ci sono iniziative a livello di ERGA, che è la piattaforma di ERGA riunisce i regolatori dell'audiovisivo. Ora, l'autorità, prima di arrivare appunto all'adozione di un regolamento sulle speech, ha un po' studiato anche le esperienze degli altri regolatori omologhi, quindi del regolatore francese e anche di Ofcom, che è il regolatore inglese. In Francia ci sono interventi importanti, ma soprattutto in Francia ci sarà una base normativa, una base legislativa importante, che è già dal 2011, che ha consentito appunto al CSA di intervenire più volte a tutela della dignità della persona e nella lotta contro le discriminazioni, con provvedimenti che sono prima di richiamo, in taluni casi, nei casi più gravi, anche con sanzioni pecuniarie. Come
come vi dicevo appunto, ecco, l'autorità dapprima era intervenuta con degli atti di indirizzo, sul fine del 2018 ha avviato una consultazione pubblica per arrivare ad un regolamento in materia di hate speech. Alla consultazione pubblica hanno partecipato soggetti interessati, devo confessarvi non numerosissimi, sono intervenuti alcuni emittenti televisive, l'UNAR e l'Ordine dei giornalisti. Ovviamente il testo finale è la delibera 157 del 2019, in cui sono state poi recepite le osservazioni emerse nel corso di questa consultazione. Ora, il regolamento contiene una serie di definizioni, tra cui in primo luogo la definizione appunto di cosa si intenda per hate speech, e poi ovviamente il suo ambito di applicazione. Ora, gli interlocutori, i nostri destinatari principali, i soggetti nei cui confronti si rivolge il nostro monitoraggio, come dicevo, sono i fornitori di servizi media, audiovisivi e radiofonici, a cui dunque si applicano le disposizioni adottate. Per quanto riguarda le piattaforme online, in mancanza di un assetto normativo che ci consente di adottare norme prescrittive, chiaramente ci siamo limitati ad azioni quasi di moral suasion e quindi a prevedere adozioni di codici di condotta. Per quanto riguarda i fornitori di servizi media, e quindi c'è una norma più generale in cui si richiama rispetto di principi generali declinati in maniera più puntuale poi nell'articolo 4, nel quale le emittenti vengono invitate anche al rispetto di alcuni parametri che sono poi quelli attraverso i quali noi esercitiamo un monitoraggio sui contenuti diffusi. Quindi si riguarda anche al genere di programma, all'argomento che viene trattato, se il programma viene diffuso in diretta o anche in differita, e soprattutto al contesto in cui certi argomenti vengono trattati e quindi agli ospiti che vengono invitati, soprattutto al ruolo anche del conduttore, questo l'autorità ci ha tenuto particolarmente, quindi è il conduttore che deve in un certo modo gestire chiaramente il confronto che avviene, questo soprattutto nei programmi di informazione o di infotainment, per evitare che appunto poi il rischio che nel trattare determinati argomenti si possa poi arrivare a delle generalizzazioni. Questo è emerso con particolare evidenza anche durante recenti campagne elettorali, anche le politiche del 2018, quando il tema dell'immigrazione è stato uno dei temi principali della campagna, ed è stato evidente il modo in cui molto spesso in alcuni casi, programmi di informazione, partendo da notizie di cronaca, ne hanno dato una rappresentazione rispetto ai soggetti immigrati, quindi che si erano resi colpevoli insomma, di alcuni fatti di cronaca, ricordiamo il caso di Macerata, dando però stereotipando, cioè quindi attaccando un certo target di soggetti e lì quindi individuando una sorta appunto di discorso d'odio, quindi fomentando una forma di violenza contro questi soggetti. Quindi ecco l'attenzione che ripone l'autorità anche verso anche elementi grafici di discriminazione, talvolta abbiamo programmi in cui viene posto un quesito specifico all'inizio della trasmissione e già lì si pone un'attenzione su una sorta di pratica discriminatoria, e quindi che tendono a generalizzare quelli che sono episodi specifici. Ora, nel corso della consultazione è emersa una certa ritrosia delle emittenti televisive nei confronti di questa azione dell'autorità, proprio appunto opponendo quella che è la libertà editoriale delle emittenti. Quindi diciamo il testo finale del regolamento sconta in qualche modo quanto è emerso nel corso di questo procedimento. Riteniamo comunque che sia un punto di arrivo particolarmente significativo che ha avuto già delle sue prime applicazioni, poiché è previsto che l'autorità possa agire sia d'ufficio o su segnalazione. Noi abbiamo un monitoraggio 24 ore su 24 di 15 emittenti nazionali, e sebbene sia un monitoraggio focalizzato allo Stato sull'area del pluralismo politico e istituzionale, la società che svolge per noi questo servizio ci segnala episodi sulla base anche di parole chiave individuate o di specifici argomenti trattati sui quali noi abbiamo richiesto di esercitare un focus specifico, ci segnala eventuali situazioni a rischio. E, laddove ci siano appunto episodi che possano appunto porsi in contrasto con le disposizioni del regolamento e speech, l'autorità può avviare un procedimento in contraddittorio con l'emittente, che ha sempre modo di difendersi. Allora, nel caso in cui l'episodio sia un episodio isolato, all'emittente viene inviata una comunicazione, una sorta di avviso,
di cui viene data comunicazione anche sul nostro sito, per evitare che episodi simili possano ripetersi. Laddove invece il fatto sicuramente sia più grave, quindi dove il contenuto sia maggiormente discriminatorio, o comunque abbiamo rilevato casi non episodici ma sistematici, in quel caso viene avviato un vero e proprio procedimento sanzionatorio che può concludersi soltanto con un atto di diffida. Ora, proprio perché manca un presidio sanzionatorio esplicito nel testo unico, l'autorità ha cercato di ha costruito come un sistema per cui si adotta un atto di diffida a non reiterare il comportamento. Laddove il comportamento venga reiterato dalla stessa emittente, immaginiamo nell'ambito dello stesso programma, l'autorità, sulla base di una norma prevista nella sua legge istitutiva, può irrogare una sanzione pecuniaria per inottemperanza alla diffida. Allo stato attuale, il regolamento è stato adottato appunto da circa un anno, sono state adottate diffide nei confronti di emittenti radiofoniche locali e in due casi nei confronti di un emittente nazionale per un programma, insomma, quanto lo potete vedere anche dal nostro sito, il programma è Fuori dal Coro su Rete 4, e su episodi noti perché se ne hanno largamente parlato anche la stampa, nei casi in cui gli ospiti, quello è interessante questi casi perché sono gli ospiti studio in diretta che danno delle utilizzano un linguaggio assolutamente discriminatorio rispetto a certe categorie di persone. In quel caso chiaramente l'emittente, sebbene la difesa sia quella della diretta e quindi dell'impossibilità di controllare gli episodi del genere, l'autorità ritiene che comunque, proprio per quello che è scritto anche sul nostro regolamento, che sta nella responsabilità editoriale dell'emittente gestire il contesto in cui un certo dibattito si svolge, e soprattutto il conduttore che deve adottare poi delle cautele tali anche quando l'episodio si realizza o prendere distanze, cosa che nei casi appunto che abbiamo sanzionato non è accaduta. Per quanto riguarda le piattaforme, sempre per quanto riguarda i fornitori di servizi media, nel regolamento viene fatto un focus specifico con riferimento alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo. L'autorità, per quanto riguarda la RAI, individua in occasione di ogni rinnovo del contratto di servizio quelli che dovrebbero essere gli obiettivi principali da perseguire nella programmazione della concessionaria pubblica. E sulla base delle linee guida adottate prima del contratto siglato nel 2018, proprio l'autorità ha emanato delle linee guida, sotto questo specifico aspetto recepite nel contratto, che infatti prevede una serie di norme per le quali la concessionaria si obbliga a diffondere contenuti che possano prevenire, che abbiano una funzione quasi formativa ed educativa per ogni forma di, appunto, di discriminazione, perché è evidente che anche appunto un serio contrasto, un efficace contrasto a forme di hate speech passa anche per una forma di media education sulla quale appunto la concessionaria pubblica si è impegnata, e anche infatti nel nostro regolamento rinnoviamo questo impegno per la RAI. Per quanto riguarda le piattaforme, purtroppo appunto mancano norme che attribuiscono all'autorità un ruolo specifico, per cui allo stato attuale noi chiediamo alle piattaforme, appunto siamo in una sede di confronto per arrivare comunque alla condivisione di codici di condotta oltre a quelli che loro già hanno a livello interno, tuttavia il fatto che noi siamo privi di poteri specifici nei loro confronti chiaramente rende l'intervento ovviamente meno efficace. La direttiva che avrebbe dovuto essere recepita entro il mese di settembre, che ancora non lo è, prevede la nuova direttiva prevede delle norme sulle piattaforme di video sharing, norme che sicuramente sono importanti perché rappresentano un passo avanti rispetto a quanto fatto fino ad ora, ma che tuttavia sono, insomma, le possiamo considerare un passo avanti piuttosto timido, visto che comunque gli strumenti che vengono previsti sono strumenti di coregolamentazione. Aspettiamo il recepimento per valutare quale possa appunto essere poi un ruolo più pregnante dell'autorità in questa specifica materia. Mi sente? Sì. Ah, scusi, no, perché mi ero persa. Ecco, avevo l'audio spento anch'io. Ahimè, l'etichetta dei webinar ci obbliga a questo. Grazie molte. Io mi permetto di cogliere questa opportunità per una segnalazione. La direttiva sui servizi media audiovisivi
Nel inserire il principio di non discriminazione sulla base dell'orientamento sessuale, identità di genere e degli altri fattori di cui è l'articolo 21, ad un certo punto dimentica l'identità di genere in uno dei vari passaggi, e mi auguro che l'autorità nel momento in cui interagirà con il Ministero per il recepimento possa in qualche modo invogliare il legislatore a rimediare a questa svista della direttiva in modo da garantire una tutela completa e su una base di eguaglianza anche rispetto al fattore di discriminazione dell'identità di genere. Assolutamente. Grazie. Io passo la parola al presidente Vincenzo Miri per un saluto finale e chiudiamo perfettamente in tempo. Mi spiace non poter dare spazio al dibattito, ma siamo arrivati perfettamente in orario alle 6. Per parte mia ringrazio tutte e tutti e vi saluto. Grazie a te Mario, grazie da ultimo alla dottoressa Liberatore. Sono stato, come immagino tutte e tutti noi, molto contento di ascoltarvi e di imparare. Io facevo questa riflessione sin dalla prima relazione di oggi. Abbiamo cominciato questo momento di riflessione capendo proprio con gli esempi come il linguaggio, ci diceva la professoressa Bianchi, non sia soltanto un sintomo ma sia anche un rinforzo dei fenomeni di omo-lesbo-bitransfobia. Con la prospettiva appunto performativa, a mio modo di vedere, abbiamo incanalato lungo la giusta direzione tutte le riflessioni che poi andremo a fare nel corso dei nostri studi. La prospettiva poi antidiscriminatoria che un po' ha aleggiato su tutte le relazioni, insieme all'ultima, quella che ci spiegava bene la dottoressa dei codici di condotta, come dire, apre davanti a noi una prateria tutta da esplorare di strumenti, perché io facevo riferimento alla mia esperienza, ma anche quella di colleghi e colleghe con cui mi sono spesso confrontato. Siamo abituati, come dire, ad una grammatica squisitamente privatistica o squisitamente penalistica che polarizza le posizioni di tutela, ma invece nel mezzo ci sono tanti strumenti che già oggi potremmo potenziare e sviluppare, ma soprattutto potremmo conoscere, perché molti sono ancora sconosciuti. E quindi in questa occasione mi sento di dire che il più grande ringraziamento va proprio per la conoscenza di molti strumenti, per gli spunti di indagini e quindi per, come dire, incamminarci su questa prateria per cercare, nell'attesa di interventi legislativi che hanno i loro limiti e rispondono a logiche diverse rispetto a quella preventiva o altro, dobbiamo ovviamente imparare a conoscere tutti gli strumenti di cui siamo a disposizione nell'ordinamento interno e nell'architettura ovviamente multilivello. Per cui ringrazio a nome di tutte e tutti relatori, relatrici, la moderatrice, il moderatore Mario e tutti coloro che ci hanno sostenuto in per questo evento. Non è facile ovviamente organizzarlo online, c'è sempre poi l'ansia che qualche problema tecnico sia sempre in agguato, manca molto la dimensione collettiva ovviamente del rapporto umano, come ci diceva Stefania all'inizio, però speriamo che questa fase insomma passi il prima possibile. Grazie ancora a tutte e tutti.